della piattaforma di training di Elixir. Io e Allegra siamo due ricercatrici del CNR, Loredana attualmente invece è stata recentemente assunta presso l'Istituto Superiore di Sanità. Veniamo quindi alla giornata di oggi, al seminario di oggi. Il seminario di oggi prevede due interventi da parte uno di Flavia Riccardo e l'altro di Stefano Merler. Vi andremo il certificato per chi sta partecipando alla webinar. Può richiedere il certificato, credo che Gina Pavone abbia già inviato il link per l'iscrizione, per la richiesta del certificato. E intanto toglierei la presentazione, lancerei il Mentimeter e presenterei intanto Flavia Riccardo, che è la prima delle due relatrici. Quindi a questo punto io devo interrompere la condivisione, che cederò a Demma Lazzari. Questo vi chiediamo a tutti voi partecipanti di poter essere anche protagonisti di questo incontro, rispondendo con risposta multipla, quindi dandovi la possibilità di rispondere con risposta multipla a questa prima domanda: quali dati epidemiologici sono attualmente aperti? Vi invitiamo tutti a partecipare anche per renderci conto un po' di quella che è, diciamo, di quello che è la realtà anche che poi si vive come ricercatore o anche come gente non addetta ai lavori. E con Flavia Riccardo proveremo a rispondere a questa prima domanda prima del suo intervento. Quindi intanto presento Flavia Riccardo, che è la prima relatrice, che veramente siamo molto felici di avere lei tra i nostri relatori. È un medico infettivologo, lavora per l'Istituto Superiore di Sanità e lavora su malattie infettive con una formazione anche con un dottorato di ricerca in epidemiologia. Da quando è cominciato il Covid-19 è stata messa in prima linea appunto e si occupa di pianificazione strategica operativa, valutazione del rischio epidemiologico e sorveglianza epidemiologica per tutto quello che riguarda le infezioni del virus SARS-CoV-2 in questo periodo pandemico. Vedo i dati che stanno aumentando, magari aspettiamo, non lo so, vogliamo prima Emma? Lasciamo sì. Qualche minuto sul Mentimeter aperto? Aspettiamo. Sì, il Mentimeter rimarrà aperto durante la presentazione di Flavia Riccardo, quindi io direi che possiamo partire, poi possiamo vedere magari i risultati dopo la sua presentazione. Sì, diciamo che sono pari dati aggregati a livello regionale e dati settimanali sui contagi, però insomma il dato non mi sembra significativo, molto significativo. Se intanto vogliamo dare allora la condivisione dello schermo a Flavia Riccardo, sì. Dopodiché. Buon pomeriggio a tutti, è un piacere essere qui con voi, vediamo se riesco a condividere lo schermo. Allora, ci riproviamo. Riuscite a vedere la mia presentazione? Sì, puoi mettere, esatto, perfetto. Allora spegniamo tutti il microfono e il video e lasciamo la parola a Flavia. Grazie Flavia. Allora, buon pomeriggio e grazie infinite per questo invito. Quello che cercherò di raccontarvi è, partendo un po' da come sono stati usati i dati epidemiologici in questa epidemia, dall'osservatorio che ho io, quindi sostanzialmente dalla sorveglianza nazionale epidemiologica, e poi un po' un approfondimento appunto sul tema che abbiamo appena toccato, sulla disponibilità e fruibilità dei dati. Quindi vi racconterò appunto quello che abbiamo tutti vissuto, un inizio acuto di un'epidemia causata da un agente nuovo, e l'Italia come primo paese occidentale a doverla affrontare, e capire come è cambiata la strategia, quindi dal febbraio 2020 ad oggi, a fronte chiaramente di una di un'epidemia nel nostro paese in un contesto pandemico che, come vedete, ha causato quasi 5 milioni di casi confermati di infezione, oltre 400.000 ricoveri in ospedale e oltre 130.000
decessi. E questa che vi porto, la prima immagine, è una curva epidemica della primissima fase, quindi stiamo parlando dal 20 gennaio 2020 al 23 di marzo 2020. Noterete che ci sono due grafici sovraimposti, uno più chiaro, quindi con delle barre grigio chiaro che rappresenta il numero di casi per data di inizio dei sintomi, e un grafico più scuro che rappresenta gli stessi casi però per una data di diagnosi. E quindi da questo, la prima cosa che noi vediamo da questo grafico è chiaramente c'è un periodo in cui non ci sono casi in nessuna delle due curve, un periodo in cui ci sono dei casi che hanno riportato l'inizio dei sintomi, ma in cui ancora non era nota la circolazione, non era mai avvenuta la diagnosi fino a quel momento di casi locali, c'erano stati solamente pochi casi importati, e poi appunto un periodo in cui abbiamo una nota circolazione locale del virus. Quindi chiaramente in Italia ci siamo trovati quando abbiamo trovato il primo caso, il famoso caso appunto di Codogno, in un contesto in cui comunque c'era già una circolazione diffusa a livello locale. La sorveglianza che c'era fino a quel momento era una sorveglianza adattata dalla sorveglianza dell'influenza delle forme gravi respiratorie, quindi SARI, con un collegamento epidemiologico con i paesi in cui era stata identificata la patologia in base a quelle che erano le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Centro Europeo delle Malattie Infettive. Era stata istituita una rete di laboratori che erano in grado appunto di effettuare le prime diagnosi, e poi questo è stato convertito poi il 27 di febbraio del 2020 in una sorveglianza integrata che abbiamo ancora oggi, che non va a vedere solo le forme respiratorie ma tutti i casi di infezione confermata da virus SARS-CoV-2. L'Italia nomina la sua task force il 22 gennaio 2020 e ha delle azioni sui voli diretti dalla Cina il 27 di gennaio, il 31 gennaio viene dichiarato lo stato di emergenza sanitario e il 20 di febbraio viene individuato il primo caso di trasmissione locale da virus SARS-CoV-2. Da quel punto in poi cominciano una serie di azioni molto repentine di chiusura, dapprima su 11 comuni della provincia di Lodi, poi estesi in Lombardia e Veneto, poi le prime misure nazionali il 4 marzo con la chiusura delle scuole, fino all'11 marzo in cui avviene quello che comunemente chiamiamo il lockdown, quindi una misura restrittiva a livello nazionale che poi progressivamente sono state estese nelle loro componenti fino alla fino alla fine del mese di aprile, inizio il mese di giugno. Cosa succedeva in ambito internazionale in quel periodo? Il 20-21 gennaio l'OMS in missione a Wuhan suggerisce per la prima volta che ci possa essere una trasmissione interumana di SARS-CoV-2. Fino a quel momento si pensava a una trasmissione sporadica nell'uomo, una zoonosi, e l'CDC parlava di un basso rischio di trasmissione secondaria nell'Unione Europea. Il 23 gennaio, primo meeting del Comitato di Emergenza del Regolamento Sanitario Internazionale, non dichiara un'emergenza di sanità pubblica internazionale per mancanza di dati sostanzialmente sull'andamento, che poi viene dichiarata invece il 30 di gennaio. E un'altra cosa che vi porto, giusto per darvi un po' il contesto, è la sorveglianza sindromica dell'influenza. Se andiamo a vedere quelle che erano le sindrome simili influenzali notificate in Italia nell'anno oggetto dell'analisi, quindi il 2019-20, la linea in rosso, rispetto ai due anni precedenti, vediamo che sostanzialmente il 2019-20 è stato un anno non particolarmente rilevante per quanto riguarda la circolazione delle sindrome influenzali, su cui poi si basa anche la sorveglianza virologica dell'influenza, e quindi non avevamo avuto segnali in questo senso. Quindi arriva questa epidemia in un momento in cui erano stati già identificati dei casi importati dalla Cina in Italia, ma in cui non era stata identificata questa trasmissione locale. E come ricorderete è stata chiaramente un impatto estremamente importante nelle zone più colpite, ed è questo che ci spiega perché, nonostante il tasso di attacco e quindi l'incidenza nelle diverse regioni fosse molto diversa, si è optato poi per una misura di carattere nazionale, proprio perché l'impatto era tale da
mette in seria difficoltà i servizi assistenziali, in particolare le terapie intensive. Qual è stato l'impatto di questo lockdown? Allora, se andiamo a vedere la trasmissione del virus, vediamo che il lockdown effettivamente ha portato l'RTA di sotto di 1 nella maggior parte delle regioni e province autonome entro 2 settimane. E quindi, in base a quello che abbiamo potuto vedere, ha evitato l'aumento esponenziale dei casi e la diffusione dei casi a tutto il territorio nazionale. È stata una misura senza precedenti, sicuramente. Uno studio effettuato nel mese di aprile, quindi nella fase finale del lockdown in diversi paesi europei, nonostante questo, ha dimostrato un'accettabilità tutto sommato elevata in Italia per tutta una serie di misure straordinarie che erano diciamo attuate in quel momento. Questo legato anche ad una, diciamo, paura che c'era giustamente in quel periodo, tra l'altro senza evidenziare differenze in questa accettabilità tra la Lombardia e altre regioni d'Italia, quindi nonostante vi fosse una situazione molto diversa nelle diverse regioni. Ma sicuramente l'impatto non è stato solo positivo o ben accettato, ci sono stati tanti elementi negativi. Innanzitutto l'Italia insieme alla Francia è stato il paese europeo in cui l'impatto economico è stato più elevato. Qui per esempio lo vediamo in termini di crescita del PIL. Abbiamo visto report della Banca d'Italia sull'impatto sul mondo del lavoro, in particolare dei contratti lavorativi più fragili, più precari. Abbiamo sentito appunto le altri problemi di carattere sociale legati per esempio alla violenza domestica, come anche l'impatto sulla salute mentale. Quindi sicuramente il lockdown ha avuto una serie di effetti negativi, a tal punto che poi appunto si decide verso una riapertura con il periodo primaverile, quindi una riapertura che è avvenuta in 3 fasi a distanza di 2 settimane. Questo non era di 2 o 3 settimane, legata sostanzialmente al periodo di incubazione poi della malattia, e che ci ha portato poi ad una riapertura. Una riapertura che ha comportato anche l'instaurazione di un sistema di monitoraggio e valutazione del rischio epidemico, cioè un sistema che nasce per avvisarci quando le condizioni iniziano a somigliare a quelle che hanno portato alla decisione della chiusura nel marzo 2020. E questo perché? Perché una delle cose che abbiamo imparato da questa epidemia è sicuramente, da un lato, che è stata necessaria una rimodulazione del Servizio Sanitario Nazionale per permettere una maggiore capacità di risposta anche dinamica alle esigenze assistenziali e territoriali, e dall'altro che la politica di lockdown non era sostenibile a lungo termine. Ricorderete le affermazioni di Conte, che era primo ministro in quel periodo, quindi non ci sono le condizioni per un nuovo lockdown, questo nella primavera. E quindi cosa ha fatto l'Italia? L'Italia tutto sommato ha seguito una strategia che può essere riassunta da questo grafico, che è stato creato da un giornalista che però a me piace molto perché è molto intuitivo, cioè il cosiddetto martello e la danza. Cioè, se noi immaginiamo il lockdown, quindi la misura nazionale, come il martello, qualcosa che ha abbattuto la trasmissione, la danza è stato poi tutto quello che è venuto dopo, una modulazione delle misure per cercare di tenere a bada la trasmissibilità, rassicurare dei livelli di accertamento diagnostico elevati, informare la popolazione, ridurre per quanto possibile alcune aggregazioni diciamo fisiche tra le persone. E questo è avvenuto attraverso dei documenti, anche i documenti di strategia condivisi prodotti durante l'estate e l'autunno dell'anno scorso. Abbiamo visto un aumento delle risorse, questo qui vedete per ciascun mese, vedete come aumentano le risorse umane dedicate ad attività di contact tracing, diagnosi, trasporto tamponi, monitoraggio delle attività di quarantena e isolamento nelle diverse regioni nel tempo. E vediamo come insomma questo supera poi un valore target che è stato fissato ad aprile come una persona ogni 10.000 abitanti per regione.
La flessibilità anche sui posti letto, qui porto solo quelli della terapia intensiva, ma vediamo in giallo la dotazione pre-pandemia e vediamo in blu la flessibilità in aumento e in diminuzione dei posti letto in base alle esigenze, quindi aumentano i casi, aumenta l'esigenza assistenziale, cresce la disponibilità di posti letto, quindi un aumento flessibile in emergenza. Il sistema di valutazione del rischio documenta anche l'andamento dall'estate all'autunno dell'epidemia. Ciascuna di queste righe rappresenta una riunione, una regione, una provincia autonoma e il livello di rischio. Quindi inizia il monitoraggio la settimana del 4-10 maggio, vi è un aumento a partire dalla seconda settimana di luglio, il 28 settembre, 4 ottobre, questa settimana viene quindi il dato del concretizzato il passaggio di fase, quindi si passa dalla fase di transizione, quindi una fase di controllo epidemico, di nuovo una fase acuta, e poi viene diciamo censita un'accelerazione nella settimana dal 12 al 18 di ottobre 2020. La cosa particolare di questo sistema è, da un lato, che è un unico sistema per tutte le regioni, nonostante, quindi, che riesce in qualche modo a sopperire anche alle grosse diversità che ci sono nel nostro territorio, e il fatto che usa, e questo avviene grazie anche al fatto che usa molteplici indicatori. Questo è particolarmente importante durante un'emergenza, perché durante un'emergenza chiaramente la qualità del dato può essere compromessa, in particolare nelle fasi di picco epidemico. Quindi avere più fonti di informazioni, più dati su cui ti basi per prendere una decisione, rende più solida e più stabile la valutazione finale. E quindi ha continuato questo sistema, ancora attivo oggi, a monitorare l'epidemia. Qui vediamo per esempio il periodo maggio 2020, marzo 2021, vedete il picco dell'autunno, poi il periodo natalizio dove c'è stato di nuovo un aumento dei casi, e poi il picco legato più che altro all'emergenza di varianti più trasmissibili. Un altro elemento che avrete molto sentito sui giornali, si parlava della tempestività del dato. Ora vi volevo un po' raccontare come noi facciamo questo monitoraggio. Quindi noi raccogliamo il dato da lunedì alla domenica, consolidato da ciascuna regione e provincia autonoma ogni mercoledì. Quindi noi mercoledì stesso inviamo a tutte le regioni delle relazioni con tutti gli indicatori calcolati per i loro commenti e per una validazione, quindi in questo modo verificando il dato ulteriormente. Il giovedì c'è questa fase di verifica, il venerdì, quindi una volta che il dato è stato poi finalizzato, viene discusso in cabina di regia, presentato al comitato tecnico scientifico e quindi pubblicato il giorno stesso ed ecco disponibile. E quindi poi la classificazione del rischio viene fornita, ed è stato uno degli elementi anche che in passato hanno determinato poi la definizione delle zone di colore, ma è l'unico elemento, però lo è stato. E quindi di fatto questo sistema ci permette il venerdì di fornire quanto più possibile un dato tempestivo, ma allo stesso tempo verificato per adeguatezza e controllo del dato. E questo è il decreto del 30 di aprile del Ministero della Salute, disponibile sul sito del Ministero della Salute e sul sito del Ministero della Salute, e anche in forma integrale sul sito dell'IS, trovate ogni settimana il report di valutazione, che quindi identifica un algoritmo di probabilità, quindi tutti quegli indicatori che indicano il livello di circolazione virale e il livello di impatto, quindi quanto questo poi vada a incidere in particolare sui servizi assistenziali, e da questi due elementi viene valutato il rischio come una matrice di combinazione di questi due elementi e di alcuni elementi di resilienza territoriale. Quindi a questo punto ci troviamo in questa fase, la ripartita, la fase acuta, abbiamo una strategia, abbiamo una valutazione del rischio. Il 3 novembre con un DPCM iniziamo ad avere una strategia per zone di colore, quindi non più come a marzo 2020, una decisione identica in tutto il territorio nazionale, ma dei decreti che definivano delle misure diverse in ciascuna regione e provincia autonoma in base a dei criteri di carattere epidemiologico che diciamo sono cambiati nelle loro componenti, ma il sistema di fatto a zone poi è rimasto diciamo costante ed è ancora attivo oggi. Quindi le primissime zone erano guidate dalla trasmissibilità, di cui parlerà
il dottor Merler, e dal livello di rischio alto, quindi quando c'era un rischio elevato, come vedete qui di fianco, quindi non si parlava ancora di zona gialla, arancione e rossa, si parlava di articolo 1, articolo 2, articolo 3, e questo, l'impatto di questo sistema è stato valutato, è stato pubblicato, dimostrando che sostanzialmente la zona gialla permetteva una lieve riduzione dell'RT portandolo alla soglia epidemica, l'arancione e la rossa portavano chiaramente la trasmissibilità molto più in basso, anche partendo da livelli più alti. E l'aspetto anche interessante è che anche la zona rossa non presentava il livello di diciamo di restrittività delle misure, non era confrontabile appunto per quanto riguarda le misure al primo lockdown, comunque, quindi permettevano una maggiore attività. Quindi ricapitolando, abbiamo una prima fase epidemica a cui si è risposto con il lockdown, c'è una riapertura, viene istituita la valutazione del rischio, abbiamo la nostra strategia, inizia il sistema zona che viene quindi modulato nel tempo e cui cominciano a subentrare due elementi importanti che sono da un lato l'inizio della campagna vaccinale alla fine dell'anno scorso e poi l'emergenza di varianti che si sono contraddistinte da sempre una maggiore trasmissibilità. Quindi prima la variante alfa che diventa prevalente nel nostro paese a febbraio e poi la variante delta che invece diventa prevalente a fine giugno. Quindi vediamo a gennaio un restringimento delle misure, quindi praticamente si introduce un parametro aggiuntivo, l'incidenza, si considera anche un rischio moderato e uno scenario, quindi un livello di trasmissibilità più basso per far scattare alcune misure, ma al contempo vi sono le condizioni per la zona bianca che prima non c'erano, e poi da partire da maggio, quindi in questo contesto che cambiano anche nuovamente i parametri, quindi non c'è più il rischio, non c'è più la trasmissibilità all'RT, troviamo ancora l'incidenza e poi i tassi di occupazione in area medica e in terapia intensiva con modulazioni diverse l'ultima a luglio di quest'anno. E quello che noi possiamo vedere nell'ultimo rapporto dell'OCSE sul PIL è chiaramente che l'impatto rispetto, prendendo a riferimento quindi il PIL del primo quadrimestre 2015, vediamo che l'impatto nella prima metà del 2020 è stato molto più elevato rispetto a quanto abbiamo osservato quindi con la seconda fase acuta, quindi a cavallo tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, quindi un impatto economico diverso. Quindi in conclusione in questa presentazione volevo solo raccontarvi un po' la storia di questo inizio improvviso dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista di come i dati sono stati poi utilizzati per prendere decisioni in ambito nazionale. Chiaramente avete visto, spero, che è stato un approccio strategico che è cambiato nel tempo, che è stato però sempre generalmente guidato da elementi quantitativi in particolare, modulato di volta in volta. Chiaramente la difficoltà era il contesto, un contesto senza precedenti in evoluzione continua, quindi era difficile pianificare a medio-lungo termine. Io vorrei innanzitutto prendo l'occasione giusto per ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile quello che vi ho raccontato. Chiaramente c'è tantissimo lavoro dietro sia le sorveglianze sia le attività di ricerca, e a questo punto io vorrei approfittare della vostra pazienza per riprendere un po' il mentimeter, cioè quello da cui eravamo partiti, cioè quali dati sono realmente disponibili, esempi dall'esperienza nostra dell'IS. Quindi la prima cosa che volevo dirvi è che quello che è disponibile per SARS-CoV-2 non era normalmente disponibile per le altre epidemie o per le altre sorveglianze di malattie infettive in cui mi è capitato di lavorare. Sicuramente c'è stato un enorme sforzo sia di raccolta dei dati sia della loro fruibilità, ma ci sono tutta una serie di elementi che determinano la possibilità di avere un dato. Innanzitutto la tempestività e la disponibilità. È sorprendente, tante volte a noi ci arrivano richieste di dati più tempestivi o di dati che semplicemente non abbiamo, quindi c'è un elemento proprio di tipo tecnico
di chi poi può fornire o non fornire quel dato. C'è un elemento legale che è legato alla privacy, farò anche un esempio pratico negli open data che fornisce l'IS, per esempio, troverete, c'è un riferimento quando un'aggregazione al di sotto delle 5 unità non viene, viene dato un minore di 5, ma non viene esplicitato il numero di casi proprio perché in alcune condizioni potrebbero essere riconducibili agli individui. E l'ultima parte è legata al richiedente, perché alcune informazioni sono disponibili gratuitamente, adesso vi fornirò alcuni link ed alcune indicazioni, altri possono essere richieste, ma queste richieste sono poi definite a livello legale, quindi solo alcune persone per alcuni motivi. Un aspetto che ci tenevo un po' a raccontarvi è come funziona la sorveglianza e la titolarità dei dati. Quindi noi abbiamo una rete sul territorio che si occupa di sorveglianza genomica, costituita da tantissimi laboratori, che deposita tutte le sequenze sulla piattaforma analisi genomica IPOGEN, ma che al contempo vengono anche depositati su GSide, quindi comunque questi dati sono fruibili. Per quanto riguarda, c'è un'interoperabilità tra le due, per quanto riguarda le varianti di interesse e le VOC, variants of concern, i dati vengono poi anche forniti alla sorveglianza integrata epidemiologica e microbiologica e vengono utilizzati per le cosiddette flash survey, gli studi di prevalenza che sono resi poi disponibili, e quindi il sistema di sorveglianza genomica si aggancia alla rete territoriale della sorveglianza epidemiologica e a loro volta poi questi dati è possibile fare delle analisi congiunte nei report che poi voi trovate sull'impatto poi della vaccinazione tramite l'anagrafe vaccinale di cui è titolare il Ministero della Salute. Poi diciamo è possibile poi fare tutta una serie di relazioni che ci vengono richieste anche in ambito internazionale. Questo giusto per darvi un'idea della complessità del sistema. Dove troviamo informazioni? Potete, se avete interesse, per esempio, nel sistema indicatori sono disponibili nel decreto, appunto, che vi dicevo, del Ministero della Salute. Gli algoritmi decisionali di classificazione del rischio e il metodo, anche questi sono disponibili, come anche le relazioni di monitoraggio settimanale, sia dal punto di vista dell'Istituto Superiore di Sanità che del Ministero della Salute. La classificazione, le modalità di calcolo dell'RT sono disponibili e abbiamo anche degli open data, sia da parte dell'IST, il sistema che noi coordiniamo, sia parte dei dati aggregati che sono raccolti dal Ministero della Salute e poi resi fruibili sul sito della Protezione Civile. Questo è giusto per farvi vedere un esempio dell'open data che viene reso disponibile sul sito di Epicentro dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi voi andate sul sito di Epicentro, andate sui dati della sorveglianza integrata e trovate i file aggiornati giornalmente, in cui vedete ci sono i dati aggregati per giorno, per data inizio sintomi, per data di diagnosi, quindi è possibile ricavare chiaramente anche l'RT, e aggregati per regione, quindi questo è un dato che è disponibile. Inoltre abbiamo anche tutta una serie di dati elaborati giornalieri, come ad esempio la dashboard, ma anche settimanali, quindi parliamo del bollettino di sorveglianza epidemiologica con le sue appendici, con tutte le mappe, è un dettaglio anche che arriva fino a livello di comune, e il monitoraggio di cui vi ho già parlato settimanale, che è un dettaglio per regione. Abbiamo poi dei dati elaborati bisettimanalmente, penso ad esempio al bollettino sulle varianti virali, in cui trovate gli aggiornamenti relativi alle varianti circolanti, sia provenienti appunto dalla sorveglianza integrata, sia dalla piattaforma IPOGEN. E poi delle pubblicazioni specifiche, ho portato qui ad esempio l'analisi delle cartelle cliniche sui casi deceduti. Poi ci sono anche delle altre organizzazioni e istituti che fanno delle elaborazioni su dati dell'IST, in alcuni casi come nel caso dell'Istituto Nazionale di Fisica attraverso dei rapporti, delle convenzioni, degli accordi con IST, e quindi abbiamo tutta una serie di analisi che vengono realizzate. In altri casi, come vedrete ad esempio il GIMBE riporta tutta una serie di elaborazioni che citano alternativamente il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità, quindi ripropongono e rielaborano e ripensano ai dati da altri punti di vista o in altro modo. Si può anche avere di più,
rispetto a questo. Con l'ordinanza 691 del 4 di agosto 2020 è previsto che diciamo che possano che si possano comunicare i dati raccolti nell'ambito scientifico e di ricerca verso enti di particolare rilevanza scientifica nazionale e internazionale e verso le pubbliche amministrazioni in forma aggregata oppure con delle modalità di pseudo-anonimizzazione con doppio codice random. Questo sempre legato al problema di tutela della privacy. Quindi io vi lascio anche questo link dove è possibile accedere al modulo, ad esempio, a cui si possono richiedere per motivi scientifici e di ricerca dei dati ulteriori. Sono state finora più di 80, mi dicono le richieste evase. I rifiuti sono arrivati sostanzialmente per due motivi: o perché i dati non erano in nostro possesso, non ne eravamo titolari, o perché il richiedente non rispettava praticamente i requisiti qui descritti, insomma, che sono definite per legge, ma è comunque possibile richiedere dati ulteriori. Questo era quello che tenevo a condividere con voi, e grazie della vostra attenzione. Allora, Flavia, io credo che a questo punto possiamo discutere sulla domanda che era stata fatta inizialmente e possiamo dare una risposta. Quali dati epidemiologici sono attualmente aperti? Chi ha risposto che erano disponibili dati aggregati a livello regionale con 41 risposte, poi dati settimanali e più bassi invece l'indice reti giornaliero, nessuna delle due precedenti. Mi sembrava di capire che tutti questi dati sono disponibili e ce ne sono anche tanti altri, insomma, che è anche Il superiore di sanità. Sì, l'indice RT chiaramente noi forniamo il dato calcolato ogni settimana, ma dai dati che vengono forniti, ad esempio dell'open data, è possibile ricavare l'RT, quindi troverete anche, ad esempio se andate su Twitter o in altri social media, vari gruppi che ricalcolano ad esempio l'RT, ma non solo sul dato nazionale, chiaramente, anche quando sono disponibili anche sui dati regionali. Quindi direi che sì, le risposte sono queste, cioè i dati sono disponibili a livello regionale, sono aggregati a livello regionale, a livello giornaliero e anche non solo settimanali, ma anche giornalieri sono disponibili sui contagi, come vi dicevo, nelle due date, quindi sia per data inizio sintomi che per data di diagnosi. E quindi da qui possiamo ricavare anche l'RT. Ma come spero di avervi fatto vedere, ci sono anche tante altre attività che vengono realizzate e che sono a disposizione. Sì, devo dire che aver dato solo una persona, ha dato nessuna delle precedenti, vuol dire che comunque c'è la concreta realizzazione che i dati ci sono e che sono accessibili, insomma, altrimenti avremmo avuto sicuramente più risposte sulla nessuna delle precedenti, vuol dire che comunque c'è la sensazione che c'è una condivisione dei dati. Probabilmente è cambiata anche la percezione da parte di tutti, ma anche dei ricercatori e di altri, rispetto all'inizio della pandemia, dove i dati sembravano un po' più meno accessibili. Adesso c'è l'assoluta concretezza che i dati ci sono, insomma, anche i bollettini che venivano fatti giornalmente in televisione davano idea che comunque ci fosse un'aggregazione dei dati e ci fosse qualcuno che comunque li stesse gestendo in maniera appropriata, idonea, come doveva essere, perché ovviamente doveva esserci una centralità su questo. Emma, vogliamo lanciare il secondo Mentimeter, così intanto presento l'altro relatore. Il secondo Mentimeter, che poi condividiamo, diciamo, anche su questo con Stefano, come valuti siano stati messi a disposizione dei dati epidemiologici? In questo caso si tratta di una risposta aperta, quindi si tratta di un attimo di percepire la sensazione o comunque capire come i ricercatori percepiscono il lavoro che è stato fatto in questi 17 mesi che ha portato come esperienza anche Flavia Riccardo e di come la percezione di come sono stati effettivamente resi disponibili in maniera open. Su questo vi aspettiamo che ci possiate lasciare qualche commento, che alla fine dell'intervento del dottor Stefano Merler verranno condivisi e discussi da tutti noi. Intanto presento il dottor Stefano Merler, che credo che sia come formazione professionale, immagino che sia un matematico, perché è un matematico, è un epidemiologo anche, studia, è uno dei pochissimi italiani, possiamo dirlo, io l'ho già ascoltato, ho avuto già il piacere di ascoltarlo
in un altro seminario, è uno dei pochissimi matematici che studiano le pandemie. E quindi è stato affidato a lui, diciamo, l'incarico abbastanza coraggioso anche di vedere il presente e di immaginare il futuro, perché poi alla fine è stato chiesto a un matematico di poter predire il futuro, di come sarebbero dovute andare le decisioni anche politiche, oltre che sanitarie, di alcune scelte che sono state fatte sulla base dello studio dei dati. Lascerei la parola in questo punto a Stefano Merler, vedo già alcune dei commenti in modo chiaro, anche se sulle pagine web si dovrebbe lavorare per rendere maggiormente fruibili, poca informazione sull'accessibilità dei dati. Aspettiamo che ci siano altri commenti e poi magari rispondiamo. Ritengo che il lavoro sia stato massivo considerando la tempestività con cui i dati vengono raccolti e condivisi. Uno sforzo poteva essere fatto rispetto al genere e alle fasce di età, come fatto in altri paesi europei, e su questo credo che Stefano Merler ci darà qualche risposta, perché lui qualche dato l'ha aggregato anche in relazione a sesso, fasce di età e altro. Lasciamo a lui la parola, a meno che non vuole dire qualcosa di introduttivo. Comunque lascio la scena al dottor Stefano Merler. Grazie per l'invito e buon pomeriggio a tutti. Un brevissimo commento sulla questione, sulla prima domanda e sull'RT, nel senso che adesso io non lo so, ma non credo sia disponibile il valore puntuale o delle stime che facciamo. Quello che è disponibile, però, che secondo me è anche meglio, oltre ai dati per calcolarlo, è il software. Quindi sulle pagine open data dell'istituto c'è il software, che è lo stesso software che abbiamo dato a giugno del 2020 a tutte le regioni per la questione che diceva prima Flavia, perché il mercoledì si fa il conto, il giovedì c'è la verifica, e quindi le regioni avevano a disposizione lo stesso software che usiamo noi per fare una verifica. Al di là di questa cosa, c'è il software a disposizione per fare il calcolo. Volevo integrare così, perché magari la domanda sennò era poco chiara a me. Non sono disponibili sono i dati, ma sono disponibili anche i tools, tutti gli strumenti che state utilizzando. E i dati, certo. Allora, io adesso faccio... Condivisione schermo. Condivisione. Si vede? Sì, benissimo. Ok, allora... io ovviamente non so nulla delle policy, delle regole per la gestione, la fruibilità e la messa a disposizione di tutti dei dati, e non parlerò di questo. Io parlerò di quello che è stato il nostro lavoro, di come questi dati li abbiamo utilizzati, e vedrete che ce ne sono tanti, magari alcuni di cui si ignora anche l'utilità magari. E i modelli che abbiamo sviluppato su questi dati. Non casualmente, credo, la presentazione è organizzata in modo molto simile a quella di Flavia, nel senso che io cercherò di ripercorrere alcune le tappe più importanti che hanno visto il nostro coinvolgimento e cercherò di raccontarvi che cosa abbiamo fatto e come l'abbiamo fatto, molto velocemente perché il tempo è poco, però almeno da darvi un'idea di quello, anche qualche dettaglio metodologico, che non saranno slide tecniche, però qualcosa magari dico, perché qualcuno magari può anche essere interessato a qualche dettaglio metodologico. Allora, ovviamente... come per Flavia, voglio dire, qui in realtà ci sarebbe la fase preparatoria anche alla pandemia, ma non dico nulla. Diciamo che parto da ovviamente, come ha fatto Flavia, da febbraio-marzo del 2020, e che cosa ci siamo trovati ad affrontare e come abbiamo cercato di dare qualche indicazione che fosse minimamente utile. Ecco, questa è la stessa serie temporale che ha fatto vedere Flavia relativamente solo alla Lombardia, e di casi per data di inizio sintomi, e questo è il primo dato con cui ci siamo con cui abbiamo avuto a che fare ancora al 21 di febbraio. Diciamo che questa curva cominciava a prendere forma verso il 25-26 di febbraio. I casi, ahimè, ci siamo accorti subito che il paziente 1 non era veramente il primo paziente, ma era uno dei tanti che c'erano. E anche la distribuzione dei casi già ancora a febbraio del 2020
avevamo contezza che insomma il problema non era Codogno, o non era solo Codogno probabilmente, perché cluster di trasmissione erano ben visibili sia quello di Codogno che quello di Bergamo che poi anche quello di Cremona, quindi anche non c'erano solo tanti più casi di quelli che ci aspettavamo, ma erano anche distribuiti sul territorio, praticamente su quasi tutto il territorio della Lombardia, quantomeno la parte meridionale, che insomma è in qualche modo già un warning di per sé. Ora, ovviamente, come dicevi, noi siamo dei matematici, noi intendo il mio gruppo che collabora con l'Istituto ovviamente dall'inizio, e beh, la prima cosa in un'emergenza di questo tipo è ovviamente quella di calcolare il famoso numero di riproduzione, l'R0, che poi diventa RT nel corso della pandemia, ma stimare, diciamo, l'R0 è il numero di casi trasmessi da ogni singolo infetto all'inizio, quindi in assenza di misure, quando la popolazione è tutta suscettibile, e questo ci dà un sacco di informazioni. Ora però, per calcolarlo, l'R0, non basta una curva di dati, bisogna avere informazioni sui tempi a cui avvengono le infezioni, altrimenti ci sono anche dei tentativi in letteratura piuttosto sgangherati di voler calcolare l'R0 a partire da una curva di casi, fittando sia l'R0 che i tempi a cui avvengono le infezioni, e non funziona così, perché di no. Ecco, lasciamo perdere il perché, potrei anche spiegarlo me lo stesso. Allora, questo è il primo tipo di dato che non è standard per fare queste analisi, nel senso che stimare i tempi a cui avvengono le infezioni richiede non i dati della sorveglianza integrata, richiede altri dati, e in particolare in questo caso noi abbiamo dato i dati di tracciamento dei contatti, perché da questi dati, che non sono pubblici, ogni ASL c'ha i suoi, non so nemmeno se sono aggregati a livello regionale. In qualche caso sì, in altri no, non so bene. Forse c'è adesso un progetto del Ministero per accentrare tutti questi dati, però non so neanche se sia operativo e a che punto stia. Comunque, questi dati c'erano in Lombardia all'inizio dell'epidemia, quindi tu c'hai il caso indice, c'hai i suoi contatti, vedi quando sviluppa i sintomi, sai quando sviluppa i sintomi il caso indice, segui nel tempo i potenziali contatti infettati dal caso indice, vedi se questi si infettano e se sviluppano i sintomi, e una semplice sottrazione ti permette di calcolare quanto tempo è passato tra i sintomi nel caso indice e i sintomi nei casi secondari. La distribuzione di tutte queste di tutti questi tempi è l'intervallo seriale, che è un'informazione preziosissima. In questo caso noi avevamo calcolato che il tempo che passa tra i sintomi del caso indice e dei casi secondari era di circa 6,6 giorni, che è in linea con la letteratura e anche con altri studi fatti a Bo, ad esempio da Crisanti, sui dati di Bo. Una volta che abbiamo la disponibilità di queste stime, uno allora può sì calcolare l'R0, e noi facciamo lo stesso conte fin dalla notte dei tempi, voglio dire, non abbiamo mai cambiato, noi usiamo quel metodo che c'è sul sito dell'istituto da allora ed è sempre quello. E queste sono le stime che abbiamo fatto, in realtà queste sono aggiornate veramente, però non è cambiato un granché rispetto alle stime che facevamo allora, e si vede insomma che la trasmissibilità era elevatissima, quindi anche più alta di quella che avevamo stimato per la Cina, quindi una trasmissibilità di circa 3, ogni persona ne infetta 3. E con un tempo di un intervallo seriale di una settimana, questo vuol dire una epidemia potenzialmente esplosiva e in tempi rapidissimi. Quindi diciamo che questo era il primo warning. Il secondo warning, adesso perdo 20 secondi a raccontarvi una cosa che secondo me è fondamentale però per capire tante cose, cioè le malattie infettive emergenti sono contenibili, diciamo, con tecniche non invasive, tra virgolette, cioè con l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti, posto che si verifichino due condizioni. Uno, l'R0 che abbiamo appena visto non deve essere molto alto, perché se ogni caso ne genera tanti è difficile seguirli. Poi deve essere anche bassa la frazione di trasmissione non vista, cioè quella che avviene tramite individui o totalmente asintomatici o in fase presintomatica.
Allora, se si verificano entrambe le condizioni, la malattia è contenibile entro certi limiti, altrimenti no. E questa è la prima domanda che ci siamo posti in quel momento là. Con cosa abbiamo a che fare? Una malattia che potremo contenere o no? Prima di pensare al peggio, cerchi di capire se c'è una qualche chance di contenerla. Ad esempio, la SARS nel 2003, credo che nel mondo, adesso dico una sciocchezza magari, però credo in totale meno di 2000 morti. È un coronavirus molto simile a questo, un R0 di 3, e quindi nessuna differenza in termini di trasmissibilità, ma il 95% di quelle persone infettate da SARS sviluppavano sintomi. Poi anche molti di più che col SARS-CoV-2 morivano, però da un punto di vista del contenimento è importante che ci fosse un 95% di persone sintomatiche che ci ha permesso di contenerla e che non ci permette ad esempio di contenere l'influenza perché è molto asintomatica anche se c'è un R0 forse di 1,5, però nessuno si pone il problema di contenere l'influenza. E questi sono due lavori molto preliminari che facemmo, uno in Cina dove avevamo capito che il periodo di incubazione e l'intervallo seriale hanno più o meno la stessa distribuzione, cosa che vuol dire che tu trasmetti l'infezione ancora prima di sviluppare i sintomi, quindi questa era la dimostrazione della trasmissione presintomatica. Poi il virus è arrivato in Italia e ci siamo accorti, non vuol dire tutto, non vuol dire tantissimo, però il carico virale di asintomatici e asintomatici era indistinguibile. Non è una dimostrazione della trasmissione asintomatica, ma è un brutto sintomo, ecco, diciamo così. E quindi messo insieme le due cose ci facevano capire che avevamo davanti probabilmente una cosa che ci avrebbe creato più di un problema. Poi la clinica, poi bisogna conoscere oltre a questo che vi ho raccontato, la clinica, è una malattia grave o non è grave? Ovviamente dalla Cina arrivavano e c'erano tante informazioni, brutte peraltro, ovviamente, nonostante quello che si diceva in Italia a quei tempi, le informazioni erano proprio brutte. Io mi ricordo un Lancet che parlava di un 25% di casi visti che avevano necessità di terapia intensiva, un numero orrendo. E in Italia ovviamente sapevamo nulla, perché dire qualcosa sulla clinica ha un problema in più, nel senso che ti serve il tempo per fare il follow-up, per capire cosa succede a sti casi, no? E quindi non è che avessimo molta informazione sulla clinica, anzi nulla. L'unica cosa che siamo riusciti a fare, soprattutto gli intensivisti in Lombardia, è un'analisi sulla progressione clinica e sulla missione in terapia intensiva, un lavoro anche molto importante che ha fatto capire intanto che i maschi sono più soggetti più a rischio delle femmine e ha fatto capire che in terapia intensiva comunque si muore, circa il 50% degli ammessi aveva un esito, diciamo, letale. E dopo questo è un dato così che non racconta molto da un punto di vista epidemiologico, ma da un punto di vista così culturale, secondo me è molto importante, perché se voi guardate in alto a destra, una malattia che noi sappiamo essere prevalentemente grave negli anziani, beh, allora sui primi 1500 casi in Lombardia ammessi in terapia intensiva over 80, 22. Io credo che sia la prima volta che l'Italia, giustamente anche, e giustamente da un punto di vista etico, ha dovuto però scegliere a chi dare una chance di sopravvivere e a chi no. E questo è un dato su cui riflettiamo molto poco come paese. Allora noi, e questo è il primo modello che vi faccio vedere, e poi non vi dirò neanche tanto altro dei modelli perché sono più o meno una rielaborazione di questo, quelli successivi. Abbiamo preso tutte queste informazioni, abbiamo fatto un modello. Ora, un modello non sono quelle quattro equazioni differenziali che usi, voglio dire, i modelli nostri sono strutturalmente molto semplici. Noi quello su cui investiamo molto è cercare di capire i parametri che ci vanno dentro nel modello e che regolano il comportamento di queste equazioni. Chiaramente qui avevamo visto tanto della parte epidemiologica, poco della clinica, abbiamo inserito in questo modello la clinica che ci hanno insegnato i cinesi e queste sono non le previsioni, perché poi io sottolineerò 10 volte che noi previsioni non ne abbiamo mai fatte. È una malattia impredicibile, secondo me, sotto molti punti di vista, il Covid. Queste sono delle proiezioni. È una cosa succede se non cambia niente, ma appunto se tu intervieni cambia.
Però lo scopo è esattamente questo, è fare una stima del rischio, cioè in che situazione siamo, cosa succede se non facciamo nulla. E queste erano le proiezioni. E le proiezioni parlavano di 40.000 casi critici entro la fine del mese di marzo solo in Lombardia. Quindi se lo accoppiamo col fatto che tutta questa gente dovrebbe necessitare di terapia intensiva in un mondo ideale e il tasso di mortalità è comunque circa del 50%, voleva dire un impatto terrificante. E questa è la parte sulla Lombardia. Poi ovviamente con il dato della sorveglianza integrata, Splavia ha accennato qualche cosa, ci siamo accorti in quei giorni là che comunque l'epidemia non era solo una questione lombarda, ma da nord a sud l'epidemia era già presente e con livelli di trasmissibilità stimati simili a quelli della Lombardia. Ecco, se io, questa è la mia opinione personale ovviamente, io credo che questi dati che ho fatto vedere finora, insomma, supportino abbondantemente il lockdown, dal mio punto di vista, perché poi è vero che Flavia ha fatto vedere che noi riusciamo a gestire l'epidemia in autunno con meno impatto da un punto di vista delle restrizioni, però il paese in autunno non è quello di marzo, cioè pensiamo a tutti gli sforzi che sono stati fatti per, per definire delle regole sui posti di lavoro, nelle scuole, sui mezzi di trasporto. Tutto questo non c'era a marzo probabilmente, adesso non credo di dire una sciocchezza, ma non c'erano nemmeno le mascherine per tutti. Il paese era in una situazione completamente diversa. Secondo me questi dati dimostrano che non c'era molta alternativa al lockdown. Questa l'ha già fatta vedere Flavia ed è una slide importante, perché è un lavoro importante, perché ci ha dimostrato che in 2 settimane, appunto, con gli interventi giusti o sbagliati, non lo so, esagerati, questo, però se fai delle cose importanti in termini di mitigazione riesci ad abbattere la trasmissione in poco tempo. Questa è un'informazione importante per tutto il futuro di questa epidemia, perché poi questa è una cosa che si è ripetuta sempre. Da quando si sono fatti, o nei momenti in cui si sono fatti interventi più pesanti, novembre e poi febbraio del 2021, l'epidemia, la trasmissibilità è calata molto velocemente. E questa è un'informazione rassicurante in qualche modo, o lo era. Ecco, adesso io spendo 2 minuti, ma solo per farvi vedere tutta una serie di lavori che hanno a che fare con il modeling. Col fatto che dicevo prima, il modeling non sono le equazioni differenziali, il modeling sono le informazioni che ci metti dentro. E quindi noi abbiamo investito tantissimo tempo per capire tante caratteristiche del virus. Questo è un lavoro che abbiamo fatto in Cina, perché in Italia non siamo stati in grado di farlo, però mostra che i bambini sono meno suscettibili all'infezione. Questa è un'informazione importantissima e sarebbe giusto anche fare dei modelli che ne tengono conto. Pensiamo oggi le scuole, l'impatto che può avere la riapertura delle scuole. Sotto i 12 anni non è vaccinato nessuno, ma probabilmente sotto i 12 anni sono anche meno suscettibili alla malattia, quindi questo ci potrebbe anche spiegare, se dovesse succedere come tutti ci auguriamo, che le scuole non avranno un grosso impatto adesso. Probabilità di sviluppare i sintomi, cioè quanti si ammalano, non lo puoi fare semplicemente dividendo, facendo il rapporto tra quanti casi sintomatici e asintomatici ci sono nel sistema di sorveglianza, perché il denominatore è sbagliato. Cioè tu devi, tante infezioni non vengono segnalate al sistema di sorveglianza perché non vengono viste. E però per calcolare una vera probabilità di sviluppare sintomi a seguito dell'infezione, tu devi avere il numero giusto di infezioni, e anche questo si fa nei famosi cluster di trasmissione, i cluster che sono caso indice e contatti, perché se guardiamo cosa succede lì dentro, il denominatore è quello giusto, cioè noi sappiamo chi è stato a rischio, chi ha sviluppato la malattia essendo esposto al rischio, scusate, l'infezione, chi si è infettato esposto al rischio, e tra questi sappiamo discriminare, facendo un breve follow-up clinico, chi sviluppa i sintomi e chi no. E quindi si possono stimare queste probabilità, che mostrano quello che si sapeva, che si intuiva, cioè che però in termini quantitativi, cioè i maschi
ragazzi, lasciamo perdere la differenza per sesso, ma insomma c'è un gradiente enorme di probabilità di sviluppo dei sintomi con l'età, e idem per la malattia critica, cioè la probabilità di finire in terapia intensiva. Poi, altro studio molto importante, il sistema di sorveglianza, di che cos'è rappresentativo? Vediamo il 10% dei casi, il 100%, il 50%. Ecco, questo è uno studio che abbiamo fatto in Trentino, utilizzando dei dati individuali di sierologia. In 5 comuni sono state testate praticamente tutte le persone dei 5 comuni, si è capito chi aveva gli anticorpi e chi no, si è fatto un confronto con chi era stato testato positivo e chi no, e questo è l'esito. Ci dice che in totale il sistema di sorveglianza, oggi le cose sono cambiate forse, era rappresentativo del 30% delle infezioni. E anche qua con un gradiente per età che dipende dalla slide di prima, cioè è chiaro che vedo pochi bambini, ma perché loro sono asintomatici più degli altri, e quindi un sistema di sorveglianza come il nostro è chiaro che troverà meno asintomatici e quindi meno bambini, ecco, o ragazzi. Altro risultato importante, dentro una famiglia che succede? Quanti si infettano? Perché anche questa è una domanda importante, poi anche avrebbe potuto anche giocare un ruolo per decidere cosa fare con i casi che fossero stati trovati, però diciamo che il paese ha fatto la scelta di non quella cinese, ecco, di isolare le persone in alberghi o comunque fuori dalle famiglie. Però al di là di questo è importante sapere quante persone ci aspettiamo che si ammalino all'interno di una famiglia. E qua vedete che più grande la famiglia, più alta è la percentuale di persone infette che troviamo. E infettate, non infette. Questo perché probabilmente o gli spazi sono più piccoli rispetto al numero di persone che ci vivono, o perché c'è più cresce la famiglia e più è alto il rischio di reintroduzioni. Su questo non è che si sappia molto, però è importante anche avere queste stime. E simile alla probabilità di sviluppare sintomi clinici, la probabilità di morte. Quanto si muore, ma anche qua non quanti muoiono rispetto ai casi che ho visto, no, quello che interessa di più è con che probabilità muoio a seguito dell'infezione. E anche qua l'abbiamo fatto in modo simile a prima, vedete differenze sostanziali per età, per sesso e numeri direi enormemente preoccupanti, soprattutto negli anziani. Ovviamente questo è tutto chiaro, allora lo era un po' meno. E abbiamo anche notato differenze nel tempo, cioè quella che era la mortalità iniziale è decresciuta molto, vuoi perché abbiamo imparato a non trattare il Covid come una qualunque infezione respiratoria, vuoi perché lo stress sul sistema sanitario era ridotto, però la mortalità è calata. E questo è uno studio molto interessante che abbiamo fatto per capire proprio questa particolarità, perché questo l'abbiamo fatto analizzando 100.000 record di pazienti ospedalizzati, quindi un'enorme mole, e distinguendo l'epidemia in tre fasi, quella centrale e quella di stress, tra virgolette, si nota che in quel periodo lì succede una cosa molto strana, cioè che rispetto al periodo precedente i giovani muoiono di più e gli anziani muoiono di meno. Poi nel terzo periodo muoiono tutti di meno, perché probabilmente il sistema è migliore e anche qualche terapia di supporto è migliorata nel tempo, ma è interessante nel secondo periodo. E la spiegazione è che gli anziani li abbiamo selezionati, quindi muoiono di meno, ma non perché abbiamo deciso di dare una chance a quei pochi anziani per cui c'era un posto, di darla a chi aveva qualche chance di venirne fuori da questa malattia. I giovani, per cui invece non si decide niente, i giovani tutti vengono ammessi in terapia intensiva, beh, quelli in un sistema sotto stress sono morti di più, con una probabilità più alta. E anche questo è interessante anche per leggere poi le dinamiche delle varie curve epidemiche, gli ospedalizzati, i morti. Se non consideriamo questi aspetti, poi è facile prendere dei granchi. Quindi noi abbiamo speso tanto tempo per ricostruire con che probabilità e con che tempi ci sono tutte le varie transizioni della progressione clinica, dei sintomatici fino alle morti.
Il modello delle 150.000 terapie intensive, questo è ancora oggi qualcuno lo chiama così, noi abbiamo impacchettato, abbiamo integrato nel modello tutte le informazioni che vi ho fatto vedere, che le abbiamo pubblicate lungo un certo periodo, ma erano tutte già belle disponibili. E chiaramente qui la domanda era che cosa riapriamo? Ora è chiaro che io non posso fare previsioni se non so che cosa verrà riaperto. Quello che abbiamo fatto è scenari. Riapriamo il commercio, riapriamo l'industria, riapriamo quel che vogliamo, abbiamo fatto tutta una serie di combinazioni, riapriamo le scuole, era pure un'opzione riaprirle nel periodo maggio fino al 10 giugno. E ovviamente se uno va a vedere retrospettivamente la qualità di quelli che erano i nostri scenari, beh, insomma, gli scenari sono stati molto coerenti con quello che poi è successo. Se andiamo a prendere gli scenari in cui invece assumevamo cose poi non fatte, tipo riaprire tutto, è chiaro che le morti previste erano molte di più di quelle che ci sono poi state, ma è chiaro perché stavamo simulando un mondo che poi non si è verificato. Detto ciò, è chiaro che se io devo dare delle indicazioni su cosa riaprire, devo simulare tutte le possibili riaperture o comunque un certo range, incluse quelle che andranno male come soluzioni. E poi sempre sullo stesso stregua, ecco, questo è anche un documento che vi ho fatto vedere di sfuggita Flavia, credo, la gestione operativa di SARS-CoV-2 in autunno, il nostro contributo lì dentro, che poi ha contribuito a definire i vari scenari, è essenzialmente questa figura dove noi avevamo, anche qua, facendo delle proiezioni, non delle previsioni, cioè se la situazione continua ad andare avanti così, le cose andranno male, questo dicevano le nostre proiezioni. E sulla base di queste proiezioni poi è stato strutturato quel documento che vi ha fatto vedere anche Flavia. Anche questa l'ha fatta vedere Flavia, quindi anche questa è una cosa importantissima perché avere delle stime dell'efficacia delle misure che metti in campo è ovviamente importante. Questo ci ha anche permesso di capire e di capire abbastanza bene cosa sarebbe successo anche con la variante inglese più avanti. Vabbè, i risultati li ha già sintetizzati Flavia, quindi non ci perdo altro tempo. Ecco, questo è un altro lavoro che abbiamo fatto quando è arrivata la variante inglese, la variante alfa. Beh, il primo problema qui era, vabbè, un virus praticamente nuovo, torniamo da capo, qual è la sua trasmissibilità? Nessuno l'ha mai vista diffondersi in una popolazione non sotto restrizioni, quindi è impossibile stimare la trasmissibilità come di qualunque altra variante, però puoi fare delle stime differenziali. È più o meno trasmissibile di quello che c'è oggi in questo contesto qui, che non è detto che sia poi un moltiplicatore dell'R0, però è la cosa, l'unica cosa sensata che puoi fare. Quindi qua abbiamo preso i dati delle flash survey, che anche queste ve le accennate Flavia, e abbiamo fatto delle stime di trasmissibilità a partire dal dato cruciale che è quello della crescita della prevalenza di una variante rispetto all'altra, provando che la variante alfa è circa il 50% più trasmissibile dei vecchi strain e più trasmissibile della variante gamma, credo che si chiami, non la nominiamo più, che era la brasiliana. E questi erano degli scenari che avevamo fatto, che avevamo costruito sulla base di anche tante altre considerazioni, incluso appunto fasce, zone gialle, arancioni, rosse, come erano cambiate, insomma, era un po' complicato il ragionamento, però si riusciva a ottenere delle stime ragionevoli. Altra questione cruciale, ma sì, che ha a che fare anche con oggi, sì, ma quanto dura la protezione dall'infezione? Cioè, io mi sono infettato, per quanto sono protetto? Beh, fino a che non ci saranno dei follow-up lunghi non lo sapremo mai. Però oggi sappiamo, ad esempio, che fino a 10 mesi dall'infezione naturale sei protetto molto, molto, in termini di infezione sintomatica. Attenzione, non sappiamo tanto sulla infezione in sé, anche inclusa quella asintomatica, ma la protezione dalla malattia è molto alta, circa del 95%. E anche questo l'abbiamo costruito partendo da dei dati sierologici che settavano il background, cioè sapevamo di tutti i partecipanti lo stato sierologico, abbiamo monitorato chi si è ammalato e chi no, e il conto dopodiché diventa abbastanza facile. Però è una domanda molto importante pure questa.
e poi gli scenari di riapertura del 2021. Siamo arrivati ovviamente alla fine della variante, della variante no, ma insomma dell'ondata determinata dalla variante inglese, che abbiamo anche diciamo mitigato con delle misure anche molto importanti, più importanti di quelle di novembre. E questi sono i risultati, che anche questi sono stati, lasciamo perdere, è stata fatta molta polemica intorno a questo, a questi lavori, perché voglio dire, noi abbiamo fatto un lavoro anche più semplice, perché sinceramente pensavamo che non fosse possibile fare, replicare il lavoro fatto ad aprile del 2020. Ci siamo limitati a dire, se riapriamo e RT resta sotto 1, la situazione non può che migliorare. RT minore di 1 vuol dire epidemia in decrescita. Se l'RT sta a 1 ci può avere un qualche impatto, se RT va sopra 1, e questa era l'informazione, che non era una previsione, e vuol dire se l'RT lo faremo, sbagliamo e lo facciamo andare sopra soglia, avremo a che fare con una nuova epidemia importante. Il senso era, siamo ad aprile, abbiamo vaccinato medici e anziani, tutto lì, non è che avessimo delle le coperture che abbiamo oggi, il potenziale di trasmissione è ancora enorme, questo era il senso, non fare previsioni di quante persone sarebbero morte, che ripeto, non ce lo siamo neanche mai pensato di fare un'analisi di questo tipo. Poi vi spiego anche il perché nelle conclusioni magari. Veniamo all'autunno, anche qua adesso c'è la variante Delta, abbiamo rifatto le stesse analisi che vi ho fatto vedere per la variante Alfa, stimando una trasmissibilità aggiuntiva della Delta rispetto agli strain storici, che a sto punto includono pure la Alfa, di circa qualcosa compreso tra il 30 e il 110%. E però io credo, questo così, ve lo racconto anche se è una interpretazione mia personale, per ora non abbiamo ancora un paper su questo, su questa faccenda. Secondo me l'ondata estiva non è dovuta alla variante Delta, ma è dovuta ai comportamenti delle persone, e cerco di motivarvelo, perché è chiaro, noi abbiamo visto tutti che è aumentata la trasmissibilità a fine giugno, una crescita della trasmissibilità anche alta, perché siamo arrivati a RT1,8, che è altissimo. È chiaro, la crescita la puoi spiegare in mille modi, che sia la Delta o che siano i comportamenti, va tutto bene, ma la decrescita no, perché se fosse stato la Delta a portare RT a 1,8, l'RT restava 1,8 se non fossimo intervenuti. E siccome non si è intervenuti, allora l'unica possibile spiegazione per la decrescita spontanea dell'RT è la vaccinazione. Ma io non credo che abbiamo vaccinato così tanto in due settimane da abbattere l'RT da 1,8 a 1, ma nemmeno per sogno. E quindi l'unica spiegazione che mi do è comportamenti. Comportamenti sbagliati, dopodiché è inutile stare qua a fare polemiche, sappiamo tutto quello che è successo in quel periodo là, è stata una festa collettiva del paese, e secondo me però la responsabilità è di questi comportamenti più che della Delta. La Delta ha contribuito il suo, però non credo che sia il maggiore responsabile, altrimenti non mi spiego perché adesso l'RT è di nuovo a 0,8 e non è cambiato nulla in termini di misure. Questo peraltro è anche un warning per il futuro, perché vada come vada e sta andando bene, io una cosa così continuo a tenermi un po' sulle spine, perché come è successo a giugno e luglio può risuccedere fra un po'. Il potenziale di trasmissione, è vero che abbiamo vaccinato di più, però è molto alto ancora. A proposito di vaccinazione, ecco, questo è un altro lavoro che abbiamo fatto, cercare di capire che cosa potrà succedere adesso. E le nostre indicazioni sono che con i livelli di copertura di oggi, adesso le slide sono anche complicate, quindi lasciamo perdere le figure, ve lo racconto senza spiegarvi bene la figura, ma con i livelli che abbiamo oggi di vaccinazione non è possibile, secondo me, riaprire completamente il paese. Poi è chiaro che siamo a RT1 a 0,8 e quindi c'è margine, e neanche poco, di riaperture, però secondo me non c'è lo spazio per riaprire tutto e tutto insieme. E questo spazio secondo me non c'è nemmeno se andassimo a vaccinare intorno al 90% tutte le fasce di età vaccinabili, perché il potenziale di trasmissione resta comunque elevato. Magari in termini di morti poi è tutto mitigato dal fatto che abbiamo un vaccino molto efficace contro la malattia grave, l'ospedalizzazione, la morte.
Però se noi lasciamo circolare questo virus e abbiamo delle coperture non altissime nelle classi di età a rischio, questo virus è in grado ancora di essere trasmesso e essere trasmesso dove non vogliamo che arrivi, cioè ai fragili. L'estate scorsa noi eravamo a 10 morti al giorno, siamo oggi, continuiamo ad averne 50, 60, 70. Vuol dire che questo virus, quando si trasmette, è ancora in grado di far male e di farlo anche, non solo agli anziani. Diciamo che se arrivassimo ad alte coperture vaccinali, uno può anche auspicare che si arrivi a valori compatibili con quelli dell'influenza. Un altro lavoro importante che abbiamo fatto è quello di capire chi negli operatori sanitari, anche questo è uno studio sierologico condotto su una qualche 50.000 operatori sanitari, capire quali sono gli operatori più a rischio, i reparti più a rischio, le cose sono quelle che ci si aspetta, cioè infermieri e OSS sono più a rischio di tanti altri operatori perché stanno più a contatto con i pazienti. E, però ecco, anche questo è un tipo di analisi che si può che abbiamo fatto. E vado brevemente alle conclusioni, non so se sono stato dentro nei tempi, spero di sì. Io credo che, insomma, al di là che non è garanzia di infallibilità quello che facciamo, anzi, purtroppo l'incertezza è tantissima, l'importante secondo me è riconoscerla. I modelli matematici, però ecco, io ci tengo, informati da stime epidemiologiche, ripeto, noi abbiamo speso il 90% del nostro tempo a capire i parametri che ci vanno nei modelli, più che fare sistemi complessi con decine di parametri che devo stimare da tre curve di casi, che sinceramente è veramente poco solido da un punto di vista scientifico. Io credo che sono strumenti utili per stimare quello che non puoi stimare diversamente, fare analisi di rischio e valutare l'efficacia degli interventi. Prevedere il Covid? No. Prevedere il Covid? No, perché è una malattia grave. La predicibilità di una malattia, secondo me, dipende molto dalla gravità. Una malattia poco grave significa che nessuno cambia comportamento, che la politica non interviene e quindi la dinamica è relativamente semplice da predire. Il Covid è tutto tranne che questo, cioè non passano due settimane che non c'è un intervento, che non c'è un cambio di comportamento, probabilmente come abbiamo visto quest'estate, sono fattori imprevedibili e imprevedibili. Lì in alto a destra vi faccio vedere quello che facemmo nel 2009, sempre con l'istituto, per prevedere in estate quello che sarebbe stato l'andamento della pandemia influenzale del 2009. Una malattia che dopo, insomma, durante l'estate abbiamo capito che era blanda, molto, molto più blanda, molto è sbagliato, più blanda di una epidemia di influenza stagionale. Se guardo retrospettivamente quei risultati lì, viene da dire che ci sarà stata anche una componente fortuna, perché abbiamo fatto veramente delle previsioni molto diciamo efficaci. Abbiamo sbagliato il timing del picco di due settimane a distanza di mesi. Quindi si possono prevedere le malattie infettive. Secondo me il Covid è meglio starci alla larga, se non nel brevissimo tempo, facendo delle proiezioni di quello che è l'andamento corrente e limitandosi a dire, nei prossimi 15-20 giorni può succedere questo. Più in là non funziona niente, secondo me. E adesso io non è che sono entrato nei dettagli, però abbiamo usato tantissimi dati di natura diversa per fare tutte queste analisi, che poi complessivamente servono a dare qualche indicazione forse utile a chi poi deve decidere. Quindi la sorveglianza integrata, ma anche i dati di contact tracing, dati sulle ospedalizzazioni, gli screening serologici e i dati virologici aggregati. E tutti i dati che, ahimè, per la loro natura non sono resi pubblici. Io non dico né che sia giusto che sia sbagliato. Flavia ha spiegato il contesto. Sono tutti dati molto sensibili, soprattutto da un punto di vista della privacy. Io dico solo, come commento finale, che forse i dati ci sono, e ci sono per tutti, ecco, perché come tante analisi le ho fatte io andando a bussare, a chiedere, e poi facendo dei
degli accordi di collaborazione ben strutturati con Regione Lombardia, con Trento, con l'istituto stesso, perché abbiamo istituito un laboratorio congiunto, sono tra virgolette, la semplifico, un pezzettino dell'istituto quando lavoro sui dati della sorveglianza. Però, ecco, al di là della questione di rendere pubblici i dati della sorveglianza integrata, ci sono, secondo me, una marea di dati disponibili, più localmente, ma altrettanto utili, almeno a me sono stati utilissimi per capire molto del Covid. E tanto lavoro si può fare anche con quello che c'è, che ha reso noto la Protezione Civile, che in realtà è il Ministero della Salute, ma i famosi dati della Protezione Civile, c'è gente che ci ha fatto dei bellissimi lavori. Mi viene in mente questo, ma anche altri, questo del Politecnico di Milano e di Padova, Marino Gatto, Andrea Rinaldo, che ne hanno anche fatti altri. Io stesso, con i dati del WHO all'inizio, che sono anche più brutti di quelli del Ministero, perché sono raccolti da stati differenti, quindi con tecniche differenti, però ci abbiamo fatto un lavoro che abbiamo messo su Science, non ve l'ho fatto vedere perché non c'entra niente con l'Italia. Però voglio dire, dati secondo me ce n'era e continua a esserci. Ahimè, sono tutti, quasi, tranne i dati virologici che vengono resi disponibili il giorno stesso che vengono fatte le analisi praticamente, sono tutti, siccome sono record individuali, di difficile accesso, però stanno lì, se qualcuno va, bussa e fa le domande giuste, su tanti aspetti i dati ci sono e si possono analizzare. Io ho concluso e vi ringrazio. Io ti ringrazio, Stefano. Direi di cominciare la discussione. Prima farei una cosa, allora, giusto in termini organizzativi, adesso Emma lancia l'ultimo Mentimeter che ci permette a tutti quanti di partecipare all'ultimo Mentimeter. Intanto ci sono un paio di domande che sono dirette a te, Stefano, quindi che ti farei direttamente, che sono arrivate sul Q&A, perché Flavia ha avuto il tempo di rispondere durante la tua relazione. Questa è l'ultima domanda: quali sono i dati epidemiologici su SARS-CoV-2 che in Italia sarebbe stato necessario rendere aperti o pubblicamente accessibili? Vi lascio rispondere ai diversi partecipanti, siamo circa un 150 partecipanti attualmente, lascio rispondere a questa domanda e intanto ti faccio le due domande che sono arrivate da alcuni che sono proprio per te. Per quale motivo alcune analisi sono state condotte sui dati cinesi e non su quelli italiani? Si riferisce alla disponibilità dei dati sul tracciamento? Diciamo, invito gli altri, chi vuole fare domande, possono scrivere sulla chat. Grazie. Allora, i dati di tracciamento li abbiamo usati, abbiamo fatto dei lavori, secondo me, molto utili. Su alcuni, non, quelli sulla suscettibilità, soprattutto all'infezione, non siamo riusciti a farli perché, secondo me, la definizione di contatto era inadeguata poi per fare quello studio là. Perché in Cina la definizione di contatto era, tra virgolette, quella giusta per fare quell'analisi lì, perché al caso indice erano associati i casi, i contatti che avevano avuto un contatto con lui nei giorni successivi o solo nei primi tre immediatamente. La definizione di contatto in Italia era molto più lasca e quindi era a volte oscuro chi fosse veramente il caso indice, per cui fare l'analisi di suscettibilità all'infezione era complicato, mentre tutte le altre analisi potevano essere fatte nonostante questa diversa definizione. Quindi era una questione tecnica, non di disponibilità del dato. È arrivata una domanda per email stamattina che mi sembrava giusto e si attacca alla tua conclusione. Quale dovrebbe essere il regime di diffusione, di accesso e di riuso dei dati non ancora pubblicati? Come si possono utilizzare, se si possono utilizzare, come si può accedere ai dati di cui parlavi, di cui anche della granularità dei dati che sono disponibili in questo momento e che non sono stati ancora pubblicati. Ma c'è la possibilità di accedervi e di renderli disponibili? Ma guarda, allora,
non voglio cavarmela con ci sono le leggi, quello che ha detto Flavia prima, nel senso che appunto poi non compete a me, nel senso che non sono neanche esperto di questa materia. E io dico che è vero quello che dicevi proprio tu all'inizio, oggi tutte le riviste, almeno quelle più importanti, ti chiedono di mettere disponibili i tuoi dati. E quindi io tutti, se voi andate a sculciare, adesso non dico tutti, perché magari qualche volta la rivista non lo ha richiesto, ma se voi andate a sculciare tutti i paper che vi ho raccontato io, i nostri, se voi vedete ci sarà un link nelle supporting information a GitHub o da qualche parte dove noi abbiamo messo dati e anche metodi, nel senso del software che abbiamo usato per fare le analisi. Ora, questo è chiaro che è una parziale messa a disposizione del dato, perché è la storia fino a lì. Cioè, voglio dire, se io ho fatto l'analisi dell'epidemia a novembre, metterò i dati di novembre o fino a novembre disponibili. Quello c'è, perché dove ce l'hanno chiesto lo abbiamo sempre dovuto fare e fatto. È chiaro che dopo il dato da novembre in poi non c'è, però lì rientra di nuovo nella questione di cui non sono titolare io, insomma, dire quali dati possono, soprattutto non debbano, dipende da tante cose, ma il possono è regolato dalle leggi, voglio dire. Credo che adesso Flavia aveva accennato ai dati di vaccinazione, io credo che sia stato fatto un decreto legge per regolare l'accesso all'istituto, poi Flavia mi corregge, da parte dei dati che sono del Ministero della Salute, però c'è stato un decreto legge, quindi non una telefonata, è una cosa... Sì, complessa. Flavia, sì, se vuole, tanto possiamo fare adesso, è rimasta in questa mezz'oretta scarsa che abbiamo di tempo, facciamo una discussione, insomma, possiamo essere anche tutti visibili, già che anche invito anche le colleghe, perché poi può essere che qualche domanda possiamo partecipare anche in più. Vi ringrazio tutti e due, siete stati esaustivi, chiari, precisi nei tempi, abbiamo un po' di discussione, sono arrivate tante domande, come potete vedere la facciamo insomma collegialmente, così anche come fosse una chiacchierata, insomma. Io farei l'ultima, vuoi intervenire tu su questo? Così sì, poi c'è per... volevo appunto integrare, sì. Supportare Stefano, cioè io credo che molta attenzione sia stata data alla condivisione dei dati a fine scientifico, fine di ricerca scientifica. Mi ha colpito per esempio adesso in una domanda risposta il problema degli open data che non sono aperti a fini commerciali. Effettivamente non era questo l'idea che c'era dietro la condivisione dei dati, c'è sempre stata l'attenzione al fatto che fosse fruibile nel mondo della ricerca scientifica in modo da avanzare anche sì, velocemente possibile nella comprensione dell'epidemia. E questo apre tante porte che andranno valutate probabilmente non da persone come me e Stefano. Io sono un epidemiologo, sono un medico, Stefano Merler è un matematico che è esperto di epidemie. Probabilmente andranno valutate anche da professionisti che si occupano proprio di questo, cioè come bilanciare anche a livello legale, etico, la riservatezza individuale, il dato sensibile sanitario con le esigenze di dati che vengono da più fronti, non solamente quelli chiaramente magari scientifici cui siamo abituati noi, quindi una ricerca non necessariamente volta per esempio alla produzione di prototipi o alla produzione di materiali che sono commercializzabili, magari anche una ricerca più di ricerca e sviluppo per esempio, di cui io non mi occupo ma chiaramente esiste. Quindi secondo me questo è un dibattito molto ampio, forse impareremo tanto anche da questa pandemia, nel senso io vi dico che alcuni per esempio dei commenti che sono arrivati al precedente Menti hanno notato, messo in evidenza un cambiamento durante questi quasi 2 anni di pandemia, perché all'inizio anche noi ci abbiamo messo tempo a mettere sulla dashboard, a capire come potevamo condividere dei dati. La legge è stata cambiata per permettere una maggiore accessibilità, perché nella legge 640, quella di febbraio, non era previsto addirittura che venissero dati i dati. Quindi c'è stato tutto un lavoro dalla parte scientifica da un lato che spingeva per aprire, la parte legale che doveva capire se questo entrava in conflitto con le leggi vigenti, e diciamo quello che voi avete visto come un'evoluzione è stata veramente, cioè un'evoluzione nel modo in cui
Si sono raccolti, si sono verificati i dati. La verifica perché? Perché c'è una domanda, mi è piaciuta molto questa osservazione nel menti precedente. Dice, ma perché bisogna validare un dato se tanto poi lo rendi aggregato pubblico? Ma noi con quel dato ci facevamo il rischio, e per un periodo il rischio è stato uno dei determinanti di chiusura di alcune regioni, anche grandi. A novembre, se tu avevi un RT sopra 1,25, un rischio alto, andavi in arancione. Se stava a 1,5 andavi in rosso, cioè era una zona di colore, quindi non era una validazione pensata per il dato aggregato fruibile scientificamente, era una validazione pensata perché da quella valutazione poteva dipendere se quella persona doveva chiudere il negozio oppure no. Quindi è chiaro che poi i piani si mischiano e non sempre, magari uno racconta, io racconto una storia e non sempre magari cioè tutti leggiamo il dato alla stessa maniera, però io credo che questo è un dibattito veramente molto utile da cui dovremo continuare a fare dopo questa pandemia, per capire quali dati, a chi, perché, per qual è la finalità per cui io ho bisogno di quel dato e qual è il modo migliore per renderlo fruibile in modo tale da ottimizzare l'utilizzo, però allo stesso tempo tutelare i diritti delle persone. Quindi penso che su questo io non sono del tutto d'accordo sul fatto che ci sia stata una reticenza. Io la sensazione mia è che all'inizio abbiamo veramente rincorso le attività da fare. Considerate che i primissimi tempi facevamo la staffetta, io mettevo la sveglia alle 4 perché dovevamo raccogliere i dati e preparare i report, quindi immaginatevi tutto questo in un momento quindi in cui veniva costruito una serie di cose che adesso diamo un po' per scontate, no? Diamo per scontato il fatto di avere il doppio dato tutti i giorni, diamo per scontato che ci sia una dashboard, però tutto questo è stato costruito e sulla base di questo penso che potremo mai portare avanti un discorso che ci aiuterà sempre di più a capire, mettere insieme le esigenze di chi il dato lo raccoglie, come esempio le nostre regioni e province autonome che hanno fatto un lavoro enorme, chi come noi siamo un organo, un ente di ricerca, quindi indipendente, li verifica e li analizza, e chi con appunto il supporto di Stefano Marra e del suo team, e chi poi li utilizza per farci di più, e quindi comunque come valorizzare questa possibilità. Sì, di fatto tutti dicono che, molti dei commenti sono relativi alla differenza tra l'inizio e la fine, cioè tra l'inizio della pandemia e poi qualcosa che poi si è modificato nel tempo. Quindi sicuramente si apprezza, probabilmente se questo webinar l'avessimo fatto a settembre dello scorso anno, dai commenti, peccato non abbiamo anche qui la possibilità di prevedere, però sicuramente i commenti non sarebbero stati così anche positivi rispetto a quello che poi invece adesso si vive, forse perché si è entrato, sia perché un po' la pandemia sta dando numeri che sono più gestibili, ma anche perché si è trovato una metodologia, anche si riesce a capire che cosa è importante tenere, che cosa invece magari vale la pena un attimino accantonare, non perché non debba essere utilizzato adesso, ma magari potrà essere utile tra un po' di tempo. Penso che tutti i dati singoli siano tutti conservati e quindi magari certe analisi verranno fatte poi con il tempo, magari nei prossimi anni, perché alcuni facevano riferimento anche al formato dei dati, cioè se siano o meno accessibili, in che formato dei dati siano accessibili, perché lamentano anche di non poter magari fare esperienze come machine learning, cioè automatizzare questo tipo di esperienza utilizzando i dati che non siano aggregati nella forma in cui voi li state aggregando, ma possano essere utilizzati poi in altre forme. Fanno anche riferimento all'esperienza di Covid Istat, quindi come altri istituti stanno anche cooperando, come anche gli NFN stanno cooperando nell'aiutare, parlo come enti di ricerca, non parliamo come associazioni esterne, cioè come può essere Gimbe o altri che sicuramente stanno facendo un lavoro che può essere parallelo, però chi lavora negli enti di ricerca lavora tutti per lo stesso, lavoriamo tutti per fare ricerca, quindi per portare avanti quello sviluppo che possa poi portare anche a quel grado di innovazione che possa portare a processi e prodotti, che è esattamente quello che anche nella presentazione, sicuramente tutti questi dati confluiranno nel fare poi processi, non parliamo altro che i vaccini sono stati possibili. Ma anche attraverso che abbiamo diverse possibilità. Allora, innanzitutto volevo dire, per chi avesse scritto su questa pagina Menti relativamente a dati sui posti letto ospedalieri,
magari, magari già lo sapete, però comunque Agenas ha ha una dashboard dedicata a Covid-19 con dati relativi a tassi di ospedalizzazione in relazione all'incidenza per regione, per esempio, altri dati. Quindi magari potrebbe essere interessante, per chi non l'avesse già fatto, magari dare un'occhiata e vedere. Le fonti sono tante, il sito Superiore di Sanità è una, e abbiamo tanti modi anche per collaborare. Partiamo da collaborazioni specifiche, quelle per esempio che, come diceva Stefano, noi abbiamo con la Fondazione Bruno Kessler. Noi siamo un unico laboratorio di ricerca, abbiamo collaborazioni con l'INFN, con l'Accademia di Lincea, sono degli accordi specifici. E poi c'è il modulo che vi ho fatto vedere per attività di ricerca. Al di là di queste, se uno ha un'esigenza di ricerca, è un istituto riconosciuto a livello nazionale e internazionale che fa attività di ricerca, può chiedere comunque un'aggregazione diversa. Avete visto anche dei dati pseudo anonimizzati, quindi non necessariamente con delle forti aggregazioni. Quindi diciamo che uno strumento è, appunto, stanno nascendo diversi modi per collaborare, e secondo me questo è soltanto l'inizio. Io ho l'idea che questa sarà poi veramente l'inizio di una definizione sempre migliore. La fruibilità è qualcosa che dobbiamo sviluppare insieme, dobbiamo definire quali linguaggi vogliamo parlare per poterci scambiare informazioni e capire quali sono i formati, le aggregazioni, le tipologie di dati che noi possiamo fornire. Un epidemiologo potrebbe ragionare in maniera diversa da un matematico. In termini di che cos'è il formato di scambio. Noi siamo abituati a avere dei record Lynch in un certo modo, magari dobbiamo confrontarci e vedere se ce ne sono altri. Quindi io non vedo una chiusura, io vedo la necessità di mettere insieme mondi diversi. Sì, c'è una domanda rispetto a questo. I dati di Agenas sono statici e giornalmente sovrascritti, purtroppo. Confermi questa problematica, come pensa, cioè si può in qualche maniera, come si può rispondere, insomma, al collega che lamenta? Beh, anche lì i dati sono disponibili presso diverse agenzie e organizzazioni, quindi appunto abbiamo Agenas, abbiamo il Ministero della Salute, la Direzione Generale della Programmazione che coordina la raccolta del dato relativamente, per esempio, ai posti letto attivi, attivabili, occupati con le regioni. Quindi come noi abbiamo delle modalità di interazione, allo stesso modo ci possono essere su altri fronti. Quindi è capire quali possono essere gli strumenti, che purtroppo sono spesso vincolati da elementi legali, quindi bisogna conoscerli. Non per difendersi tra questo, però sono quello che poi ci permette di interagire in maniera corretta e ricevere l'informazione, e quindi anche magari fare delle valutazioni specifiche. Noi sicuramente impariamo molto dalle richieste che ci arrivano. Chiaramente se arrivano delle richieste frequenti e noi possiamo introdurre un elemento di analisi, lo facciamo. Se, come guardiamo per esempio sui social quando ci arrivano critiche a un'analisi fatta o suggerimenti, quindi sono anche modi per poter crescere insieme. Quindi io direi ci sono diverse organizzazioni, noi non ci occupiamo dell'occupazione posti letto, quindi non vi posso dare indicazioni specifiche, però sicuramente ci sono degli enti o dei dicasteri che si occupano di questo. Cioè, in questo chiederei a tutti e due ci sono alcuni commenti che sono in relazione alla comunicazione. Di questo, quando ci siamo incontrati nella in riunione, decidendo appunto di fare questo webinar, ci siamo resi conto che c'è un problema di comunicazione a vari livelli, perché purtroppo, oltre a essere una malattia multidisciplinare che ha richiesto l'intervento della multidisciplinarità, e quindi c'è un'interazione, una comunicazione a livello di ricerca, c'è una comunicazione, una dipendenza da quelli che poi sono i dati sanitari e quindi sociali, perché la pandemia è diventata un problema sociale. La comunicazione sicuramente è a vari livelli. Siccome alcuni lamentano magari che la comunicazione non è stata precisa nella metodologia dei dati o altro, volevo un feedback da parte vostra di dire un po' come effettivamente è stata da parte di chi ha lavorato, a parte svegliarsi la mattina alle 4 e cercare di aggregare i dati e poi renderli disponibili per fare i report, per essere puntuali. Fare un attimo anche voi, come stiamo facendo d'altronde, un po' che cosa ha funzionato bene e che cosa ha funzionato male, cercando un po' di portare i pro e contro di quella che è stata la comunicazione
del DAP, dove si potrà fare magari nei prossimi mesi, perché la pandemia sicuramente ce la porteremo dietro per ancora un po' di tempo, e se ci sono dei punti da migliorare anche in breve termine, insomma, dove magari si sta lavorando, non abbiamo la percezione che si stia lavorando sui termini della comunicazione ai vari livelli, sia fra di noi, e abbiamo capito che è un problema di standard, di granularità del dato, insomma ci sono una serie di problematiche, c'è la massima disponibilità da parte vostra anche di relazionare con gli addetti al lavoro, ma per chi fa invece ascolta dall'esterno, cosa poteva essere fatto meglio e qual è stato il vostro impegno? Insomma, raccontatecelo in poche parole, così magari gli altri capiscono anche. Io credo che questo sarebbe oggetto di un intero webinar, probabilmente invitando degli esperti anche di comunicazione, cosa che io non sono personalmente. Quindi da ricercatore io penso che sarebbe bello incontrarsi, parlarsi tra di noi e scambiarci veramente cosa abbiamo percepito, ciascuno cosa ha percepito. Che ha funzionato meno bene, perché noi abbiamo cercato di rendere quei dati disponibili, fruibili, abbiamo usato siti già noti, abbiamo cercato di sistemarli in un modo che ci sembrava rendesse facile l'accesso. Se non ci siamo riusciti, magari possiamo fare meglio, però è difficile per me adesso dire cosa non ha funzionato, perché sono dalla parte sbagliata, dovrei essere quella che l'ha cercato e non l'ha trovato, però credo che dall'incontro di queste due visioni che possiamo migliorare, perché appunto se abbiamo pubblicato le cose è perché volevamo che la gente le leggesse, non perché non volevamo che fossero trovate. Sulla granularità, anche lì ho letto il messaggio in evidenza prima, cioè ci sono tanti livelli, dati sono stati resi disponibili a livello regionale, ci sono state altre che hanno pubblicato le situazioni, quindi forse anche c'è stata una grande quantità di dati che sono stati resi a disposizione a più livelli da più organizzazioni. Io vi ho dato lo spaccato del livello nazionale. Chiaramente a livello nazionale, come dice anche Stefano, più vai in alto nella, diciamo, geograficamente, più il dato deve essere confrontabile e univoco per tutto. E quindi il livello, la finezza, il dettaglio verrà meno, quindi ci sono delle cose che sicuramente vengono messe meglio in evidenza in studi di tipo locale, di tipo regionale. A livello nazionale, come vi dicevo, noi abbiamo il livello più sottile di dato analizzato che noi forniamo, è quello dell'appendice al bollettino, in cui ciascuna regione viene riportata la curva epidemica e le mappe col dettaglio anche comunale. Questo è il livello a cui siamo arrivati noi, chiaramente nel rispetto anche del fatto che ci possono essere posti anche molto piccoli dove dare il numero assoluto di casi è un problema, perché appunto un momento in cui io comincio a dirti che una persona del comune che magari è molto piccolo, di quella fascia di età, ha avuto il Covid, si potrebbe anche risalire a chi è. Quindi questa era un po' la cosa che ci hanno sempre detto di guardare con attenzione, vi dico proprio da tecnico. Quindi secondo me è un argomento bellissimo, meriterebbe probabilmente un seminario ad hoc, magari coinvolgendo anche figure diverse dalla nostra, pensiamo magari a dei sociologi, antropologi, medici, ma anche economisti o persone che vedono la pandemia da un altro punto di vista, in modo tale da capire poi se quello che è stato fatto e quello che è stato reso fruibile cioè appunto è stato sicuramente diverso rispetto, se io penso all'epidemia di West Nile 2018, che sembrava una cosa enorme nel 2018, adesso probabilmente nemmeno ce lo ricordiamo più, e la quantità di informazioni che erano pubblicamente disponibili erano molto poche, cioè era un bollettino settimanale. Cioè sostanzialmente era questo. Quindi rispetto al passato cosa è cambiato? Questo forse possiamo ragionarci insieme. E rispetto al futuro cosa vorremmo che ci fosse? Un domani ci dovessimo trovare, ma non soltanto di fronte a un'emergenza infettiva, una qualsiasi emergenza, che tipo di dato ci dovrebbe essere, a che scopo e a chi, in modo tale che nel momento in cui poi succede non si creano magari delle frustrazioni o si è chiaro chi può dare cosa. Per esempio il fatto che la titolarità del dato sulle vaccinazioni non è, l'anagrafe vaccinale non è una titolarità IS, non tutti lo sanno, quindi c'è anche un elemento di conoscenza di chi fa cosa e chi ha titolarità su cosa, in modo da poter essere sereni nel capire appunto cosa anche noi possiamo fornire.
Flavio, ti chiederei di vedere il Mentimeter, quello che sta girando adesso, perché qui dobbiamo un altro Mentimeter velocemente, così se vuoi commentare qualcosa. Intanto c'è una domanda per Stefano, che non so se sei riuscito a leggere, di Mario Paolucci. Fa riferimento no. all'esperienza con l'Australia. Te la leggo, io non so se in questo caso c'è qualche... Qui in Italia qualcuno ha provato a simulare ad agenti invece che per equazioni, in Australia la cosa ha riportato qualche risultato e inserisce un paio di link. Comunque si fa riferimento alla differenza tra l'esperienza italiana e quella australiana. Non so se sei in grado di... se ti è noto, per me... No. Cosa diceva? Modelli ad agenti? Sì. Ah, ok. Sì. Noi li volevamo fare, anzi in realtà noi una delle cose che sappiamo fare meglio storicamente è proprio i modelli ad agenti, li abbiamo fatti per Ebola, per influenza, abbiamo anche capito molto velocemente che era estremamente complicato parametrizzarli. E poi io non è che critico chi li ha fatti o chi non li ha fatti, nel senso che sono anche scelte poi, voglio dire, dipende da che dato c'hai, magari in Australia hanno dei dati molto migliori dei nostri, però ad esempio, ecco, per essere concreto, i modelli ad agenti avrebbero dovuto richiedere di sapere la trasmissione in famiglia, e qualcosa ho fatto vedere, infatti... Quel lavoro là sulla sierologia per dimensione dei nuclei familiari era funzionale anche volendo, al di là che è interessante per sé, però poteva essere funzionale a fare questo, fare dei modelli ad agenti con trasmissione esplicita nei nuclei familiari. Però poi c'erano le scuole e poi c'erano i posti di lavoro. Ora noi sull'influenza abbiamo delle informazioni su quanto è il livello di trasmissione nelle scuole, nei posti di lavoro. L'influenza ce la portiamo avanti da sempre probabilmente, ma ci sono studi negli ultimi 30 anni sull'influenza che permettono di modellizzare a livello microscopico cosa succede in questi setting che tu devi considerare se fai un modello ad agenti. Sul Covid partivamo dal niente e quindi noi, anche se siamo abbastanza bravini, fammi dire così, a fare modelli ad agenti, abbiamo subito abbandonato sta storia. L'ha fatta Ferguson, devo dire, all'inizio, però io non è che sono molto... Stefano, qualcuno ci chiede se abbiamo, se c'è stato un raffronto con gli approcci adottati negli altri paesi europei, se c'è, se voi, diciamo, date alla disponibilità dei dati che sono disponibili in Italia e quelli che sono disponibili negli altri stati europei, se ci sono dati che sono comparabili, se ci sono studi che sono comparabili tra gli stati europei. Ogni stato all'interno anche della Commissione dell'Unione Europea si sta muovendo in maniera autonoma. Ogni stato c'ha il suo dato. Diciamo che, ecco, ad esempio, che ne so, l'Inghilterra ha un dato enormemente migliore di tutti gli altri paesi per quanto riguarda la virologia, perché loro sequenziano tutto. La Francia ha dei dati virologici simili ai nostri. I dati epidemiologici, io direi che quelli italiani sono di buona qualità confrontati agli altri, perché ad esempio... Magari c'è qualcuno che ancora ce l'ha con me, perché ovviamente gli ho complicato la vita, ma la famosa data di inizio sintomi, di cui abbiamo discusso probabilmente 20-21 febbraio del 2020, l'avevamo chiesta noi perché avevamo l'idea di calcolare il numero di riproduzione esattamente a partire da quei dati. Questo è un dato che non c'è in tantissimi altri paesi, o se no l'hanno aggiunto dopo. E in termini di completezza del dato, io mi ricordo che facemmo un confronto qualche mese fa, ma la Germania aveva dei dati più incompleti di quelli della sorveglianza integrata italiana. Io direi che complessivamente i dati sono molto simili. Poi è vero che magari UK ha una capacità di analisi superiore a tutti gli altri paesi, ma in tutti i settori, in tutti questi settori, dalla virologia all'epidemiologia. E c'è molta più competenza, molti più gruppi, che hanno anche una tradizione ormai di 50 anni, voglio dire, a fare queste cose.
quindi hanno più capacità di analisi. Non penso che abbiano dei dati decisamente migliori dei nostri, sono solo più bravi e più, diciamocelo, più pronti a fare tante analisi differenti che secondo me potremmo fare anche in Italia, però non le facciamo. E, scorgevo prima qualcuno che diceva ma bisognerebbe mettere a disposizione i dati sulle infezioni dove avvengono, menzionava autobus, forse scuole, adesso non me la ricordo più bene, ma è una bellissima domanda. Adesso, al di là che il dato sia pubblico o non pubblico, anche queste però sono cose che abbiamo discusso a febbraio 2020 e dopodiché si è capito che in Italia è estremamente complicato raccogliere queste informazioni. Quindi se vogliamo, che è anche un problema poi politico, perché tutte le decisioni che sono state prese, mi verrebbe da dire, magari avessimo avuto queste informazioni per dire, vabbè, gli autobus all'80% perché, le scuole aperte o chiuse perché, in realtà sono state più decisioni di buon senso, quelle microscopiche intendo, nel senso che tu decidi, ok, qua bisogna chiudere, benissimo, e fino a lì ci arriviamo a capirlo con tanti metodi diversi. Poi il cosa chiudere o il perché chiudere certe cose, certe no, ecco, qua in ufficio a scuola è stato fatto su buon senso, secondo me, più che sulla disponibilità di dati, perché questi dati non ci sono né in Italia né in pochi altri posti del mondo, ecco, quindi... Ma io forse aggiungerei forse un'altra cosa, è che sul dato epidemiologico l'Europa, sebbene non tutto sia confrontabile al 100%, si basa su una sorveglianza simile, cioè noi mandiamo i dati al centro per le malattie infettive che ci richiede i dati secondo certe specifiche, con un metadataset, con una definizione di caso condivisa e così via. Quindi questo rende più confrontabili i dati tra i paesi europei rispetto magari ai dati tra un paese europeo e un paese asiatico, ecco, ok? Quindi perché lì c'è soltanto la cupola dell'OMS, con i CDC abbiamo una serie di vincoli in più e dobbiamo dare i dati in un certo modo. Però c'è un fatto, che quello che dice Stefano è vero, ma non è vero solo per l'Italia. Cioè non era soltanto un problema di raccolta del dato vecchia maniera epidemiologica, era anche difficile stimarlo disaggregando l'impatto che poteva avere ogni singola misura, perché tendenzialmente, ma questo non solo l'Italia, ma in generale i paesi adottano misure a pacchetti, cioè non si ha prima chiudo questo e poi vedo che succede, poi semmai chiudo un altro dopo 3 settimane, non funziona così. E i tempi del Covid, della malattia, sono tali per cui tu hai bisogno di tempo per poter avere l'effetto di una misura, non solo il tempo di incubazione, ma il tempo di peggioramento clinico che poi ti porta all'attenzione del medico e poi il tempo del ritardo normale che c'è della notifica dell'informazione. E quindi anche quando hanno provato anche a livello europeo a fare degli strumenti che disaggregassero l'impatto della singola misura, sono venute delle cose che avevano una serie di limiti enormi, proprio perché è difficile dare un peso a un'azione quando queste vengono applicate insieme. Quindi sostanzialmente c'è un effetto, poi lo dirà meglio Stefano di me, ma insomma c'è un effetto di compounding nell'effetto finale, che è un miscuglio, che è una media di tutto quello che hai fatto, condito da poi il modo in cui le persone si sono comportate individualmente, quindi chi ha rispettato di più o di meno certe regole anche nel contesto privato. Quindi io direi che questo è stato difficile un po' dappertutto, e infatti non abbiamo numero a distanza di quasi 2 anni, non è che sappiamo che la scuola contribuisce uno 0,2 dell'RT o il cinema 4. Ancora oggi lavoriamo sulla base di un atteggiamento di osservazione, e questo anche perché questa epidemia cambia in continuazione, quindi anche quello che era vero un anno fa non è vero oggi, perché è cambiato il virus e è cambiata la popolazione che adesso è vaccinata. Quindi sono troppe variabili in gioco per molti versi per poter mettere un punto fermo e dire questa l'abbiamo capita e così per sempre. Non è, quindi è un insieme di cose. Io lancerei l'ultimo Mentimeter, che lasciava un po' le domande aperte, diciamo sarà il più veloce del West ad avere chi riesce a scrivere sulla tastiera, perché sta per finire il nostro tempo, quindi se c'è qualche domanda aperta che quindi riusciamo a leggere, diciamo, istantaneamente, riusciamo a commentare
nel tempo rimasto, c'è un Francesco Branda che ci dice però in diretta che il webinar ha portato fortuna, che il gruppo di ricerca Covistat INFN ha appena rilasciato i dati in formato machine readable, quindi diciamo questo lo dice adesso un collega, un Francesco Branda, di cui stavamo discutendo adesso. Se ci sono domande, aspettiamo ancora. No, altrimenti possiamo poi lanciare il work cloud. C'è qualche domanda ancora su? Io non vedo nuove domande comparire. Sì, dicono sono disponibili le distribuzioni, è arrivata su, quindi sono disponibili le distribuzioni empiriche di ritardo, tempi di transizione tra eventi notevoli per parametrizzare modelli compartimentali? Beh, rispondo io. Sì. Allora, la risposta è ni, nel senso che allora noi tutto, io ho fatto vedere, c'è un preprint, adesso stiamo risottomettendolo, però è già disponibile su MedArchive, adesso non chiedetemi il titolo, credo il primo autore sia Zardini, dove abbiamo messo insieme tutti gli esiti dei vari singoli studi che vi ho fatto vedere, quindi tempi, probabilità di un evento e ritardi dell'evento. E questa è la parte sì del ni. Il no è che chiaramente è uno studio che siamo riusciti a fare nel 2020, quindi è vero che per tante cose non sarà cambiato più di tanto con variante alfa e delta, però è uno studio, e anche questo sarebbe, varrebbe una riflessione questo, perché... Però fammi concludere questo. Insomma, l'idea è che se alcune delle caratteristiche del virus con le nuove varianti sono cambiate, e io non lo so, quel dato lì potrebbe non essere il più, diciamo, adeguato possibile. Però in realtà noi abbiamo fatto un paper dove abbiamo messo a disposizione esattamente tutte queste informazioni. Adesso lo stiamo risottomettendo. Il punto comunque è interessante di per sé, perché secondo me di epidemiologia di questo virus, qualunque sia la variante, sappiamo molto meno di prima, perché tutti, tanti studi, sì, è poco confortante, sì. Ma c'è anche un motivo che poi dico. Nel 2020 tantissimi gruppi come il nostro, ma come tanti altri, hanno investito per cercare di capire queste caratteristiche della storia naturale del virus. Oggi questi studi non si fanno più. Ed è per questo che noi non sappiamo, si pensa che l'incubation è più corto, forse si sviluppa di più sintomi, forse si va in ospedale di più, forse si muore di più, ma è tutto un forse, perché di certezze non ce n'è troppe. Il motivo però va anche detto, è che tutte le risorse che erano state investite a fare ste robe qua, oggi si fanno per capire quanto funzionano i vaccini, cioè appunto, infatti, che fanno altre cose, ecco. Diciamo che questa domanda che è arrivata l'ultima è proprio calza perfettamente, e anche la curiosità di tutti quanti, perché che cosa state facendo state studiando l'epidemiologia sui vaccinati, che succede ai vaccinati, ci potete dare qualcosa di qualche dato, diciamo, possiamo fare anche l'ultima domanda, facciamo a due teste, rispondete entrambi. Io posso contribuire dicendo che dall'inizio della campagna vaccinale noi produciamo, proprio grazie a questa collaborazione col Ministero della Salute e quindi con l'anagrafe vaccinale, delle analisi che vanno a vedere proprio nei soggetti che ammalano con una storia di vaccinazione come cambia in base al numero il rischio ammalare nel tempo, anche in base al tipo di vaccino e alla prima e seconda dose e tempi dalla stessa, quindi a breve uscirà anche un aggiornamento su questo, e quindi noi possiamo fare queste stratificazioni chiaramente per età, per operatori sanitari, per caratteristiche. Quindi questa è una cosa che viene monitorata. Vi posso fornire il link dove potete scaricarvi i documenti con tutta la metodologia, perché è bene leggere bene anche i tempi e le latenze che vengono utilizzati per l'analisi,
In aggiunta, vi segnalo anche, che ogni settimana vengono forniti i dati per fascia di età e stato vaccinale e gravità, cioè se ospedalizzati, se infettati e basta e così via, delle persone. Quindi trovate nel bollettino che noi produciamo ogni settimana delle tabelle, dei grafici che tengono d'occhio questo e monitorano anche l'infezione, ad esempio, negli operatori. Nei bambini per fascia d'età, anche gli under 12 per vedere cosa succede ai non vaccinati e così via. Quindi abbiamo due fonti che noi aggiorniamo regolarmente: una fonte settimanale che è il dato corrente aggiornato con il periodo degli ultimi 30 giorni, quindi potete vedere proprio l'evoluzione di come cambia l'efficacia vaccinale e in quali categorie. E poi abbiamo gli studi invece più analitici che vanno invece a vedere sostanzialmente il rapporto di rischio tra le persone appunto vaccinate in un certo momento di tempo e lo stesso gruppo di persone nei primi 14 giorni dalla prima dose, che noi sappiamo essere equivalente al non vaccinato. Quindi questa è una valutazione che è stata anche poi, se volete, vi mando anche alcuni articoli che si basano su questo. Comunque il dato più dettagliato è proprio quello delle relazioni estese che trovate sul sito dell'ISS. Se Non so, Stefano vuole Stefano, se fare volevi un aggiungere. commento velocissimo, perché poi lasciamo il work cloud e vi ringraziamo e salutiamo tutti. No, no, il commento, cioè, a me è una questione che mi verrebbe da pormi, che però non so neanche se il dato ISS può, voglio dire, sarebbe interessante andare a studiare le comorbidità di questi pazienti, quelli che si vaccinano e comunque poi si infettano, si ammalano e in che forma di malattia. Potrebbe essere interessante vedere le comorbidità presenti in questi pazienti, però questo è un dato che credo stia in qualche database regionale, di qualche ospedale. Sono analisi che si fanno molto probabilmente a livello più microscopico. Non credo Flavia risponderà, ma non credo che ci siano questi dati per fare questa Ci analisi. sono dei dati macroscopici, cioè a livello nazionale arrivi per esempio a dire comorbidità sì o no o se ci sono problemi di immunodepressione macro. Chiaro che se tu vuoi identificare il singolo stato clinico, varrebbe la pena fare uno studio clinico più che epidemiologico, quindi partire Certo. magari da un ospedale o un No, no, consorzio è per quello che vedere, ad dicevo io. esempio, in un reparto di cardiologia nei pazienti che si osservano stato vaccinato, cioè fare il contrario, invece di partire dalla popolazione generale e cercare di scendere al dettaglio, No, 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 sarà mi viene. sempre magari partire dal contrario. Quindi, secondo me, ci sono vari modi complementari di fare questa cosa e cioè, l'importante, secondo me, è avere una domanda di ricerca molto chiara, cioè sulla base anche della plausibilità biologica di quello che ci chiediamo e poi troviamo il modo migliore per analizzarlo. Ecco, forse una cosa che è emersa un po' da questo webinar, non c'è il dato complessivo, non c'è il dato perfetto, non ce l'abbiamo noi, non ce l'ha nessuno, non c'è il dato immediato. E forse questa pandemia con tutti questi numeri ci ha un po' illuso, no? Di questi dati in qualche modo consolidati, perfetti. Il dato è continuamente mobile, è continuamente in consolidamento ed è sempre parziale. Quindi dobbiamo cercare di trovare il modo migliore di raggiungere quell'informazione e l'idea è di farlo tutti insieme. Grazie, grazie. Intanto Emma ha lanciato l'ultimo work cloud. Mettete tre aggettivi, tre parole che vi hanno un po' caratterizzato questo webinar. Ci aiuterà a capire anche se ci sono delle possibilità, se possiamo migliorare. Anzi, sicuramente, come dice anche Flavia sui dati, ma anche noi possiamo migliorare. Abbiamo tentato di darvi uno spaccato con l'ISS e con la Fondazione Kessler, di quello che poi è attualmente la gestione del dato epidemiologico in Italia, con anche, è passato un po' di tempo, lo dovevamo fare tanti mesi fa, vi ricordate, lo dovevamo fare prima dell'estate, tutto sommato averlo fatto a settembre ha voluto dire portare comunque anche l'esperienza della bella vita che abbiamo condotto durante i mesi estivi e ci serve un po' da monito per quello che succederà nel prossimo autunno-inverno. Io mi auguro, devo dire, Flavia e Stefano sono difficilissimi da recuperare, cioè perché fanno un lavoro complicato, sono in prima linea, cioè è come aver chiamato, non lo so, i generali quando vanno in guerra, che dici, arrivano e devono parlare. Però io spero, mi auguro che vogliano condividere
anche un altro di seminario come questo, possiamo decidere anche dove puntare un po', come migliorarlo, dove volete portare, cioè cosa ci volete informare, cosa ci volete dire, e noi siamo disponibilissime ad darvi un altro slot di questo tipo, siamo proprio, credo, entusiaste di potervi di nuovo organizzare con voi questo webinar. Vi ringrazio, credo, a nome di tutte, non so, Emma, Gina, Loredana, Allegra vogliono dire qualcosa. Per me è stata una bellissima esperienza e vi ringrazio. E ringrazio tutti i partecipanti che hanno resistito anche in ritardo. Siamo andati proprio precisi anche oltre le due ore che avevamo concordato, ma mi sembra che insomma gli argomenti fossero estremamente chiari e indispensabili, e vedo come insomma anche il work cloud sia estremamente chiarezza, professionalità, mi piace, insomma potete leggere le parole che ci stanno condividendo anche chi ci ha seguito e i ringraziamenti che stanno arrivando anche dai partecipanti. Grazie mille e speriamo di vederci presto, insomma. Grazie a voi dell'invito, è stato un vero piacere. Grazie anche da parte mia, e per carità, non sono un generale, se ritenete un minimo. Diciamo un avviso per tutti, ci potete rivedere, ecco, se proprio la registrazione è sul sito di Open Air, e quindi chi vuole anche noi ci possiamo rivedere e riascoltare. In genere queste cose hanno tantissime visualizzazioni su YouTube. Siamo veramente richiestissimi, tutti questi webinar che stiamo conducendo hanno tante visualizzazioni anche nelle giornate successive, forse un passaparola, non lo so, per cui... No, Stefano, va benissimo, noi siamo stati felicissimi, anche perché un matematico che spiega così bene non è che faccia... No. Vabbè, lo prendo come un complimento. Grazie a tutti, 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 gr
Ok, io ho chiuso anche la...